grazie ovviamente agli amici di Mystery Hunters per avermi invitato, perché per ospitarmi qui in questi, di fatto una tre giorni, perché sì, è arrivato ieri sera, e arrivato via domani sera dopo aver fatto anche un pochettino il turista. Ah, preciso sempre, perché io siccome non ho niente a che fare col mondo dell'insegnamento, non sono professore, non sono maestro, non sono niente. Solo una domanda, chi sono le persone che non hanno mai sentito niente delle robe che dico io? No, non ditemi nessuno, perché non è possibile. No, bisogna alzare la mano, cioè è la normalità, voglio dire, non è che, ok, va bene. Allora, due parole per loro. Tutto ciò che io racconto deriva dal fatto che per diversi anni ho tradotto l'ebraico masoretico per conto delle Edizioni San Paolo. Le Edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento, come questo qui, con la mia traduzione letterale. Il mio lavoro consisteva nel tradurre letteralmente il testo ebraico, controllare che il testo ebraico fosse scritto giusto, controllare che il testo greco fosse scritto giusto e fare l'analisi grammaticale dei verbi, che è pubblicata qui in calce a ogni pagina. Loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, e poi io ne avevo tradotti altri due che però non hanno più pubblicato, perché nel 2010 io ho cominciato a pubblicare gli altri miei libri, il primo nell'estate del 2010, e quindi è chiaro che da quel momento quella casa editrice cattolica non poteva più avere tra i suoi collaboratori uno che scriveva e diceva le cose che dico io, e quindi il rapporto di lavoro si è interrotto immediatamente, e quindi sono fortunato perché non ho più niente da perdere, salvo la faccia, quindi non ci sono problemi. Cioè quello che devo perdere l'ho perso, e quindi siamo a posto così, quindi posso andare avanti serenamente, tranquillamente, per conto mio. Allora, due o tre cosette per spiegare, perché è fondamentale chi avete di fronte. Allora, io appunto ho tradotto e continuo a tradurre dal cosiddetto testo masoretico. Adesso poi diciamo due parole sul testo masoretico. Quindi il racconto che faccio io della Bibbia è un racconto assolutamente letterale, per quanto possa essere letterale una traduzione, ovviamente lo sappiamo bene. Però diciamo il mio sforzo è di rimanere quanto più vicino possibile al significato letterale di ciò che leggo. So bene che esistono in relazione alla Bibbia moltissime chiavi di letture dall'età del liceo, che mi occupo, insomma, mi interessa filosofia, storia della religione, eccetera. Lo so benissimo. Questa sera, cioè o comunque quando vengo chiamato a parlare io parlo di quella letterale. Poi ci sono tutte le altre, quindi voi sentirete il teologo, sentirete il cabalista, sentirete l'esoterista, benissimo. Stasera no, stasera ne facciamo una, appunto, la più, come dire, la più volgare che c'è in assoluto, quella che viene definita, ma soprattutto in relazione a me, la lettura degli ignoranti. Nel senso che viene proprio scritto che Mauro Bilino è un ignorante e fa la lettura da ignorante. Quindi sappiate che facciamo la lettura da ignoranti. Un mesetto fa, 10 minuti prima di una conferenza, mi hanno consegnato questa mail che un padre domenicano ha scritto. Vi leggo l'ultima riga e mezza in relazione a me. Non restano che due ipotesi: chi si comporta in questo modo e fa da trappola approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un ignorante. Siccome è evidente che io non voglio schiavizzare le persone, perché dico sempre che io non possiedo nessuna verità, e dico sempre che chi vuole le verità deve suonare ad altri campanelli, non a casa mia, perché io non ho nessuna verità, allora scelgo come opzione la seconda, quella che sono un ignorante. E quindi facciamo questa lettura da ignoranti, tenendo presente che, vabbè, io vengo dal profondo nord,
Però ieri sera, quando siamo andati a cena, ho visto che mi hanno, tra gli antipasti c'era anche una fettina di polenta, quindi molto nordica. Come... E nel profondo nord, diciamo nella saggezza popolare degli ignoranti, c'è un detto che recita così: alla settima fetta anche io mi accorgo che è polenta. Cioè, che vuol dire? Che se tu mi dai un qualcosa da mangiare e poi me lo infiorisci, e mi racconti che è frutto di una ricetta segreta, elaboratissima, conosciuta soltanto da pochi, e che quei pochi se la tengono appunto per se stessi, o al limite la dispensano a quelli che loro ritengono degni o capaci di riceverla, eccetera, 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 benissimo, io la mangio e l'accetto come tale. Poi me lo racconti alla seconda fetta, poi me lo racconti alla terza, dalla quarta in avanti comincio ad avere qualche sospetto. I sospetti aumentano con la quinta, con la sesta, ma quando arrivo alla settima fetta dico: no, basta, questa è polenta. Che non vuol dire che non mi piace, anzi, mi piace, ma chiedo che quando mi si dà polenta mi si dica: questa è polenta. Basta. Dopodiché io lo mangio contento di mangiare polenta. Allora, io, diciamo, in tutti questi anni ritengo, ma ciò che ritengo io ovviamente non ha importanza, però voglio dire, sono chiamato a parlare, quindi devo dire il mio pensiero, ritengo di essere arrivato alla settima fetta. E intendo dire questo, così almeno ci capiamo da subito. Io non parlo di Dio perché di Dio non so nulla. Quindi quando mi si fa dire che Dio non esiste, si dice una solenne falsità. Perché io su Dio non affermo nulla, perché non ne so nulla. Io non so nulla dei mondi spirituali, dunque non ne parlo. Io non so nulla delle verità assolute, quindi non ne parlo. Io provo a raccontare ciò che mi pare di leggere in un libro. Punto. Dopodiché è chiaro che posso sbagliare, ci mancherebbe, non esiste studioso al mondo che non sbagli. Io poi, che non sono neppure uno studioso, ma sono solo un curioso, figuriamoci un po'. Però comunque io provo a raccontare ciò che leggo in un libro, e l'idea che mi sono fatto in tutti questi anni è la seguente: che questo libro è un libro tutto sommato chiaro, che è stato coperto da coltri di mistero per far sì che non si capisse ciò che è chiaro. Perché se si capisce ciò che è chiaro, cioè la polenta, non si costruisce nulla su quel libro. Se invece non si capisce e si dice che quel libro, bisogna andare, poi faremo degli esempi, bisogna andare all'interno per scavare, eccetera, che quindi soltanto i sapienti possono farlo, allora poi a questo libro si fa dire di tutto. Difatti da questo libro si ricavano varie teologie, si ricavano varie correnti cabalistiche, tra l'altro in contrasto l'una con l'altra, si ricavano correnti esoterico-iniziatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti piatti raffinatissimi. Io chiedo il diritto di poter mettere a fianco di questi piatti raffinatissimi la mia polenta. Tutti i piatti elaborati e poi qui la polenta. La gente passa, vedrà, sceglierà, dirà che schifo la polenta, la lascia lì, la piglia, la butta via, non me ne importa nulla. Io chiedo il diritto di mettere lì la mia fetta di polenta. Poi se ci sarà anche solo una persona che l'apprezza, se la mangerà. Ah, non devo passare qui davanti perché... Deve stare. Fatemi un segno, bloccatemi, inchiodatemi, così. Vabbè. E quindi io questo faccio. Quindi ciò che facciamo, e quindi ciò che facciamo questa sera, è proprio questo tipo di lettura. Ripeto, in altre occasioni sentirete gli altri tipi di lettura, come sentite chi va a messa la domenica sente gli altri tipi di lettura, ovviamente dell'Antico Testamento, perché di questo io parlo, di Antico Testamento. Quindi quando dico Bibbia, lo dico per brevità, intendo l'Antico Testamento, quindi non confondiamoci mai, eh? Il Nuovo Testamento è un'altra cosa e io non me ne occupo. Allora, quando parliamo di Antico Testamento,
Intanto dobbiamo avere l'idea almeno più o meno di che cos'è. Perché tutti noi pensiamo, perché un po' ci è stato detto apertamente, un po' ci viene lasciato credere, che sia un libro scritto così nella notte dei tempi, che siccome è stato ispirato da Dio mai nessuno l'ha toccato, perché è un libro sacro, e che quindi è passato indenne attraverso il tempo ed è arrivato a noi esattamente così come è stato scritto. Questa è un'idea dalla quale dobbiamo liberarci immediatamente. E quello che vi dico non dipende dalle traduzioni, è proprio soltanto la storia di come si è venuto formando non questo libro, ma questo insieme di libri. Questo insieme di libri, che dico subito, è uno dei più toccati, rimaneggiati, cambiati, interpolati, emendati, cancellati, riscritti, fatti scomparire, ritrovati, eccetera, 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 che esistono sulla faccia della terra. Tutti quelli che hanno potuto, nel senso tutti quelli che avevano il potere, e l'hanno avuto in mano, ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Poi faremo degli esempi. Questo è tanto vero che ad un certo punto si è sentita la necessità di provare a mettere un punto fermo. E questo tentativo di mettere un punto fermo si è sviluppato più o meno, insomma, intanto dopo Cristo, ma in modo particolare, diciamo, tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Quindi non millenni fa, dopo Cristo. Diverse scuole che avevano in mano questi codici, hanno provato a definire in via definitiva, perdonate il bisticcio di parole, quindi a mettere un lucchetto al significato di quei codici, facendo in modo che da quel momento in avanti, diciamo almeno teoricamente, non li si toccasse più. Diciamo che tra le varie scuole, quella babilonese, quella palestinese, quella di Tiberiade, quella samaritana, eccetera, si è imposta la cosiddetta scuola di Tiberiade, appunto, cioè la scuola dei Masoreti. Masoreti significa custodi della Masorà, cioè della tradizione. Quindi sostanzialmente, dico nella sostanza, le Bibbie che abbiamo noi in casa dipendono da questa Bibbia masoretica, si chiama codice masoretico appunto per questo motivo, che è appunto quell'insieme di libri su cui questi custodi della tradizione sono intervenuti per definire un significato e fare in modo che fosse quello. Sappiamo che le lingue semitiche sono scritte, sono scritte soltanto con le consonanti. Quindi definire un significato significa intanto metterci suoni vocalici. Perché le parole, come dire, rimangono sospese finché mancano i suoni vocalici. Se questo arriva, sì. Vi faccio un esempio tratto dalla Bibbia, non esempio di fantasia. Sapete, si scrive da destra a sinistra, qui c'è tvl. Se io ci metto due ebraiche, che sono due puntini qui, e le vocali sono, cioè i suoni vocali ci sono puntini o lineette, questo diventa tvl e significa terra, mondo, universo. Se io metto un'altra e, cioè aggiungo un puntino qui e aggiungo un puntino qui, questa diventa un'altra e. Questo si legge sempre tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Quindi, così è terra. Così è rapporto sessuale di una donna con un animale. Oppure rapporto sessuale tra suocero e nuora. Levitico 18, Levitico 20. Ah, in tutti e tre i casi rapporto con un animale, non è chi veniva preso doveva essere ammazzato dritto o seduto stante che fosse. Ok? Quindi il lavoro che hanno fatto i Masoreti è stato questo qui, quello di mettere i suoni vocalici. Però la cosa
è andata avanti nel tempo, nel senso che non è stato in realtà sufficiente mettere questi suoni vocalici, tant'è che ancora oggi c'è una parte almeno della esegesi ebraica che cambia questi suoni vocalici, cioè cambia proprio le vocali e attribuisce, poi se abbiamo tempo vediamo, facciamo qualche esempio, attribuisce altri significati. Ora, se ci si sente liberi di toccare questo testo cambiando i suoni vocalici, dunque cambiando i significati delle parole, significa che di fatto, nonostante ciò che si afferma, di fatto non lo si considera un libro sacro, perché un libro sacro non può essere toccato per definizione, cioè ciò che è sacro è tabù, cioè intoccabile. Invece questo testo è toccabile, nel senso che è stato toccabile nei secoli. Nel 1958, alla Università Ebraica di Gerusalemme, si è sentito, adesso lo trovo, si è sentito il bisogno di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Cioè, nessuno sa qual è. Anche perché non si sa neppure qual è l'origine, perché sono tanti libri. Noi cattolici dobbiamo, noi diciamo educati all'interno di una nazione sostanzialmente cattolica, dobbiamo credere veri, cioè ispirati da Dio, 46 libri dell'Antico Testamento. Gli ebrei, quindi il canone ebraico, ne dichiara veri 39, cioè 7 no. Il canone dei cristiani copti ritiene veri sostanzialmente quelli del canone ebraico più altri libri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme. Gli ortodossi non partono dal codice masoretico, ma considerano fonte della loro Bibbia la cosiddetta Bibbia dei 70, cioè la Septuaginta, che è stata scritta in Egitto, in greco, nel III secolo a.C. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che i libri che noi dobbiamo credere veri dipendono in sostanza dal luogo geografico in cui nasciamo e anche, se volete, dal periodo storico in cui nasciamo. Perché c'è sempre qualcuno che a tavolino decide quali sono i libri veri e quali sono i libri che non sono veri. E questo non c'entra nulla con le traduzioni, siamo ancora sempre dentro la formazione di questo libro, dal quale si ricavano poi, insomma, dal quale si pretendono di ricavare delle verità assolute. E dicevo appunto di questo progetto che è nato nel 1958 alla Università Ebraica di Gerusalemme, che si chiama Bible Project, cioè Progetto Bibbia, che ha quell'obiettivo di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella originale, che ripeto nessuno sa qual è, di sicuro mai nessuno saprà quali erano i suoni vocalici della lingua, della Bibbia originale, perché non sono mai stati scritti. Noi conosciamo i suoni vocalici messi dai masoretti. Questo progetto si è dato l'obiettivo di raggiungere appunto questo scopo in due secoli. Cioè ci stanno lavorando da circa 60 anni e teoricamente ci dovrebbero lavorare per altri 140 anni. E poi alla fine avranno una Bibbia la più vicina possibile a quella che è. Uno dei coordinatori di questo progetto, che è il professor Alexander Röfe, che è da 40 anni insegna, quindi biblista israelita, che da 40 anni insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, scrive: si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato, per una parola che entrava ne uscivano molte di più. Ma due secoli e mezzo dopo cadde l'inverso, l'imbuto si rovesciò e nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti.
E se un libro era molto divergente dalle idee che avevano deciso di veicolare, non potendolo distruggere perché comunque era stato scritto dai loro padri, lo si seppelliva, cioè li facevano scomparire. Ciò che non era funzionale alle tesi che dovevano essere diffuse veniva fatto sparire. Fu in questo modo che si cominciò a riflettere sulla scrittura, ma senza preservarla. Quella dei Masoreti è una delle tradizioni, in questo caso, cioè di questo flusso di pensiero che portava avanti una dottrina. I Masoreti si definiscono appunto custodi della Masorà, cioè custodi della tradizione. A fronte della Bibbia dei Masoreti, diciamo la Torah, sapete, sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli che noi conosciamo come Pentateuco e che rappresentano il nucleo, in sostanza, della Bibbia. Quindi tra la Torah dei Masoreti e la Torah dei Samaritani, i Samaritani si definiscono custodi della Torah, cioè custodi della legge, ci sono 2000 varianti, 2000, tra piccole e grandi. Tra i testi dei Masoreti e per esempio i testi di Qumran che sono stati trovati alcuni decenni fa e che vengono studiati eccetera, ci sono su alcuni libri molte varianti, ma tra l'altro ci sono varianti anche importanti. E tra l'altro io del discorso di Qumran devo dire, mi fa piacere dirlo qui a Cosenza, perché ricevo spesso informazioni, io mi occupo del testo masoretico. Mi occupo del testo masoretico non perché io ritenga che sia quello vero, sia ben chiaro. Mi occupo del testo masoretico perché i sapienti, cioè come dire, chi detiene il potere, dice che è quello vero e da quello fa derivare le Bibbie che abbiamo in casa. Per me può essere il più falso dei testi, sia ben chiaro. Io non so dove stia la verità. Però siccome dicono che questo è quello vero, io mi occupo di questo. Dicevo, per esempio, sui testi di Qumran, io ricevo spesso delle segnalazioni molto interessanti, molto argute, proprio da una persona qui, di Cosenza, che è lì. È l'amico Francesco, laureato in filosofia, esperto di patristica, e da tempo si occupa dei testi di Qumran attraverso gli studi di... Ci siamo conosciuti stasera per la prima volta, perché abbiamo sempre soltanto interloquito via internet, esattamente, e lui mi segnala costantemente i risultati degli studi, per esempio, del professor Luigi Moraldi, con tutta una serie di passi che, diciamo così, paiono confermare le ipotesi che vado formulando, perché anche lì ci sono delle differenze. E le differenze in che cosa consistevano? Soprattutto, il problema più importante della Bibbia è stabilire se la Bibbia parla di Dio, se l'Antico Testamento, ricordatevelo sempre, se la Bibbia parla di Dio oppure no. Perché se la Bibbia parla di Dio, allora la Bibbia è una cosa, se la Bibbia non parla di Dio è tutta un'altra. Allora, per essere chiari nel nostro rapporto, io vi dico che secondo me, secondo un mio alto grado di probabilità, la Bibbia non parla di Dio. Non dico certezza perché non mi piace. Alto grado di probabilità, la Bibbia non parla di Dio. Nel senso che la Bibbia si occupa di altro. E ripeto, se dico che la Bibbia non parla di Dio, non dico che Dio non esiste, dico che quel libro non ne parla, sia ben chiaro. Sono due cose completamente diverse. Quindi Dio esiste, benissimo, non c'è nessun problema, io non ho assolutamente nulla da dire, non metto minimamente in discussione l'idea di Dio o la fede delle persone. Chi ha una fede se la deve vivere tutta coerentemente, con determinazione, eccetera. Diciamo che però forse Dio va cercato da un'altra parte, forse, ma tocca a me parlare, quindi dico che cosa penso io. Sempre in quel progetto della Bibbia della Università Ebraica di Gerusalemme c'è per esempio un altro biblista, il professor Raphael Zer, sempre anche lui della Hebrew University, il quale dice che quando certi passi della Bibbia erano troppo chiari nel, come dire, evidenziare che non si parla di un Dio unico, allora cosa si faceva? Era meglio tagliare o sbianchettare con un po' di monoteismo e ricopiare in altro modo. Biblista israelita, che lo dice.
e dice che di questi interventi ne sono stati fatti parecchi e di passaggio in passaggio ci sono stati errori e si sono anche moltiplicati. Ok? Quindi questa è la Bibbia, un testo di cui in realtà non sappiamo pochissimo, cioè sappiamo sì cosa c'è scritto. Io nei libri alle volte cito appunto degli studiosi e diciamo, siccome sono un pochettino attaccato appena un po', per esempio, allora se io cito uno studioso si fa in modo di demolire quello studioso per dire: se demoliamo la fonte viene meno tutto ciò che quella fonte dice, e quindi diciamo che tentano di applicare quella regola. Bene, se noi riteniamo che quella regola sia valida, quindi coloro che applicano questa regola in relazione all'analisi dei miei libri dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché la Bibbia non ha fonti, cioè non sappiamo chi l'ha scritta. Ci sono alcuni libri che si pensa e dico: beh, attribuito a sì, quello, il libro di Isaia. Ma il codice che abbiamo noi non è scritto da Isaia, è uno dei codici copiati e ricopiati e ricopiati e ricopiati e ogni volta variati. Di altri libri non sappiamo proprio nulla. La tradizione, per esempio, ha attribuito a Mosè la scrittura dei primi 5 libri, cioè la Torah o il Pentateuco. Ma tutti gli studiosi sanno che Mosè non ha scritto il Pentateuco, perché il Pentateuco, come ce l'abbiamo noi, nella sua redazione, prima ancora dell'intervento di Masoreti, è stato riscritto più o meno nel V secolo avanti Cristo, quindi diciamo 800-900 anni dopo Mosè. Quindi della Bibbia non sappiamo neppure chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come l'ha scritta, perché tutti i testi copiati sotto dettatura eccetera non sono mai uguali. Quindi noi abbiamo questi, ci piace o no, dobbiamo usare questi. Allora, non a caso io appunto da tempo dico: con la Bibbia possiamo fare finta, cioè facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto lì, ma facciamo finta che sia vero perché non lo possiamo sapere. Dopodiché Dio esiste, benissimo, Dio esiste, mi verrebbe da dire: per fortuna, se Dio esiste non ha bisogno di un libro così. Ok? Perché altrimenti... Io ho fatto delle domande a dei rabbini americani, rabbini, docenti universitari, per delle curiosità personali che avevo, e queste persone rispondono, sono molto, molto disponibili. Io avevo chiesto delle cose su Abramo, perché avevo delle così, insomma, belle idee, delle ipotesi su Abramo. Il dottor Robert Wexler dell'American Jewish University di Los Angeles, quindi tutti i docenti rabbini, tutti i docenti universitari nelle università giudaiche o degli Stati Uniti o di Israele, in una mail risponde: la maggior parte dei moderni biblisti, quindi loro, non considera Abramo essere realmente esistito. Facciamo finta. Not everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia realmente esistito. Loro. Non tutti accettano che Mosè sia realmente esistito. Facciamo finta che è meglio. Cioè, se nella storia sull'Antico Testamento tutti avessero fatto finta che, si sarebbero evitate alcune centinaia di milioni di morti. E invece, siccome di lì si sono ricavate le verità assolute, e si sono ricavate ovviamente facendo cosa? Facendo spesso dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice, con delle categorie esegetiche, tipo l'allegoria, la metafora, per cui si dice: quando la Bibbia dice una cosa, in realtà vuol dire che. E queste categorie vengono applicate soprattutto a quei passi della Bibbia che non sono concordi con la dottrina, cioè con i passi della Bibbia che sono assolutamente inaccettabili, e allora si dice che. Invece quelli che sono concordi, quelli no, quelli vengono presi alla lettera. Io faccio finta che tutte le volte che gli autori biblici scrivevano volessero dire proprio quello, non altro.
Io faccio finta e vedo che cosa ne viene fuori. E diciamo che in questi anni mi si costruisce sotto gli occhi un mosaico. Poi può essere sbagliato, per carità, ma stante il modo in cui si è formato questo libro, direi che è il libro stesso che corre il rischio di essere tutto sbagliato. È il libro stesso. Quindi allora, questo è il tipo di lettura. Allora dicevo prima che l'elemento fondamentale da ricavare all'interno dell'Antico Testamento è proprio l'idea o la non idea che la Bibbia parli di Dio. Questo bisogna capire. Dio nella Bibbia viene chiamato con alcuni termini. Elion, Elohim, Yahweh, poi Elohim ha, diciamo, sto semplificando molto dal punto di vista filologico, ma siccome faccio la lettura degli ignoranti me ne frego della filologia, viene, ha due corrispettivi, diciamo, singolari, El o Eloah, perché questo è plurale, cioè la sua forma grammaticale è plurale, Elohim è la desinenza del plurale. Allora, quando voi nella Bibbia vostra leggete l'Altissimo, in ebraico c'è Elion. Quando leggete Dio, in ebraico c'è Elohim, oppure El, oppure Eloah, ma nella maggior parte dei casi c'è Elohim. Quando leggete il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Poi in alcune Bibbie trovate anche Yahweh, per carità. Però diciamo, se invece avete delle Bibbie che traducono totalmente, allora sappiate che quando c'è scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Allora, diciamo subito una cosa. Elion è un determinativo, cioè non è il nome, ma è un aggettivo, cioè qualcosa, una caratteristica che si attribuisce a. Tant'è che spesso è scritto, adesso qui, come El Elion, perché Elion significa superiore, cioè quello che sta sopra. Non so se qui sopra c'è una camera, ma se qui sopra c'è una camera è Elionà rispetto a noi, cioè sta sopra rispetto a noi. Quindi El Elion vuol dire l'El che sta sopra. Elohim è un termine che secondo me faremmo bene a non tradurre, perché non sappiamo cosa vuol dire in realtà. Viene tradotto con Dio, ma tradurlo con Dio è veramente una visione teologica che non ha nessun fondamento, né linguistico né contestuale. Allora faremmo meglio a non tradurlo, tant'è che quando io parlo di questi qui dico o gli Elohim o quelli là. Tradurre Yahweh con il Signore o l'Eterno è fantasia pura. Nel senso che nessuno al mondo sa cosa significhi. Tenete presente che questo nome qui nella Bibbia viene citato, allora diciamo così, all'inizio, sappiamo che ci sono Adamo ed Eva, poi se ne abbiamo tempo ne parliamo, Adamo ed Eva che fanno Caino e Abele, Caino uccide Abele, Caino viene allontanato, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Set, il quale ha un figlio che si chiama Enosh, e si dice al tempo di Enosh si iniziò ad invocare questo nome qui, al tempo di Enosh, il che vuol dire che Adamo ed Eva, Caino, Abele e Set non lo invocavano, cioè questo qui diciamo che semmai è arrivato dopo a cose fatte. Poi quando è che ricompare in modo pesante? Perché al tempo di Abramo questo nome qui in sostanza non c'è, perché quello che va a chiamare Abramo, poi ne parliamo, ad Abramo non si presenta mai come Yahweh, ma si presenta come El Shaddai, cioè con un altro nome.
Tant'è che io ho quasi il sospetto che fosse veramente un altro di questi qui. Allora, quando Mosè porta fuori dall'Egitto, diciamo, quella gente, la porta fuori, dice, per conto di questo signore qui. Però Mosè, che sapeva bene che questo signore qui non era Dio, sapeva bene che era uno di questi, e poi lo leggiamo chiaramente nella Bibbia, gli dice: ma tu chi sei? Perché io lo devo dire a quegli altri là, per conto di chi stiamo facendo queste cose. E lui gli dice Eie, Asher Eie, che viene tradotto in tanti modi diversi. Diciamo che nella sostanza io sono quel che sono. E su questa espressione, poi vabbè, insomma, si è costruito dal punto di vista anche mistico un sacco. Io ho sempre pensato che, siccome questo qui era un comandante militare, la Bibbia lo definisce Ish Milchama, cioè individuo maschio di guerra. Ish è individuo maschio, Milchama di guerra, e nelle Bibbie trovate Yahweh è un guerriero, nelle Bibbie che avete in casa. Allora lui gli dice: io sono quello che sono, come dire, tu fatti gli affari tuoi, mi ricorderete con questo nome. Attenzione, non con questo nome. Se va bene con queste consonanti, se va bene. Perché queste consonanti sono state messe per iscritto, se va bene, 3-4 secoli dopo essere state pronunciate. E hanno ricevuto le vocali altri 1600 anni dopo essere state scritte. E nella Bibbia sappiate che più delle volte, sapete com'è vocalizzato questo nome? Yehovah. Sapete i testimoni di Geova? Non è un'invenzione, eh? La vocalizzazione Yehovah è presente tanto quanto la vocalizzazione Yahweh. Il discorso io sono quello che sono, vorrei che dicesse qualcosa il mio amico in relazione alla Bibbia della ebraica della Giuntina. Prego. Rav Disegni, cioè che è il rabbino capo. E dice proprio questo, cioè che fra le tre traduzioni che vengono fatte, una di queste è appunto, non è importante il mio nome, ma è importante che io sono quello che sono, cioè è questo. Mi fa piacere perché lui me l'ha segnalata dopo, quando l'ha vista scritta nei miei libri, e mi ha detto: ma guarda che questa roba qui c'è anche sulla giuntina. Fantastico, benissimo. Io sono quello che sono, fatti gli affari tuoi, come dire, esegui soltanto i miei ordini, non è importante, io sono quello che sono. Poi ricordatemi con questo suono qui, Yahweh, che poi 1600 anni dopo è diventato Yahweh o Yahuwah. Quindi, quando viene citato per la prima volta, siamo al tempo di un nipote di Adamo ed Eva. Di sicuro la lingua ebraica non esisteva. Quando viene citato al tempo di Mosè, la lingua ebraica non esisteva, perché le prime testimonianze di lingua ebraica, cioè di alfabeto ebraico, sono state trovate in un sito di Tel Satia, che siamo, mi pare, del nord-ovest del Negev, ed è un proto-alfabeto ebraico del X secolo a.C., cioè 3-4 secoli dopo Mosè. Non solo. Questo nome qui si trova nei testi ugaritici, Libano, che lo conoscevano come Yehovah, Yahweh, si trova nei siti di Kuntillat Hashrut, che lo conoscevano come Yehovah, e si trova in una iscrizione fenicia dove si dice che un El dice, quindi fenicia, non ebraica, il nome di mio figlio è Yehovah. Quindi questo nome qui era conosciuto dai popoli del Medio Oriente prima degli ebrei.
cioè prima del popolo israelita. Quindi questo tetragramma qui non ha origini israelite, ma ha origini antecedenti. Lo conoscevano altri popoli. La storia è un po' diversa da quella che ci viene raccontata. Allora cosa succede? Succede che noi siamo di fronte ad un nome del quale possiamo solo dire facciamo finta che il suono sia questo. Si dice, ma qualcuno mi dice, ma Biglino non sa che i masoreti hanno vocalizzato secondo la tradizione. Certo, i masoreti hanno vocalizzato secondo la loro tradizione. Ma siccome ogni testo che veniva ricopiato a mano sotto dettatura non è mai uguale, non possiamo avere nessuna certezza su nessuna tradizione. Anzi, se andiamo a ben vedere le varianti che spesso i masoreti hanno apportato, e magari poi dopo così ci variamo un po', se l'amico Francesco ha voglia di dirci qualcosa, lui che sta studiando i testi di Qumran, vediamo che i masoreti hanno volutamente apportato delle variazioni alla tradizione. Cioè hanno cambiato ciò che non era funzionale all'idea monoteista che loro dovevano veicolare. Quindi la tradizione, la cosiddetta tradizione, questa è una cosa che so che fa arrabbiare molti, ma tanto ormai, non solo non è garanzia di verità, ma è certezza di manipolazione. Cioè, se mi si dice, ah ma questa cosa qui è secondo tradizione, dico benissimo, questo è il primo motivo per dubitare. Perché è secondo una tradizione. E siccome l'origine non ha neppure fonti, facciamo finta che è meglio. Ok? Allora, il problema grosso dove sta? Qui. Perché che questo sia singolare, non c'è dubbio. Che questo sia singolare, diciamo che non c'è dubbio. Invece qui c'è il problema, perché questo è plurale. Ma allora come fa a esserci un nome plurale per un Dio che è uno? Allora la filologia nei secoli ha dovuto elaborare tutta una serie di spiegazioni, per cui si dice, sì è vero che grammaticalmente è plurale, perché questo non lo può negare nessuno. Dice però è un plurale particolare, un plurale delle lingue semitiche, che è un plurale o di dignità o un plurale di astrazione, oppure quello che noi chiameremo il plurale maiestatico, eccetera. Per cui è vero che è un plurale, ma in realtà indica un singolo. Benissimo. Facciamo le letture da ignoranti dando ragione ai filologi sapienti. Questo è un plurale di astrazione, cioè indica un singolo. Facciamo le letture da ignoranti dando le ragioni ai sapienti. Questa è una Bibbia allegata a Famiglia Cristiana, quindi non tradotta dal traduttore folle pazzo che si inventa le cose. Stasera faremo tutti i ragionamenti su questa Bibbia qui, solo su questa Bibbia qui, senza mai citare le mie traduzioni. Così sono tutti contenti, più o meno. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Sì. Deuteronomio 32, versetto 8. Quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità, in ebraico, quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Quindi, la Bibbia che abbiamo in casa, delle famiglie, ci dice che Elion fissava i confini dei popoli e assegnava alle nazioni la loro eredità, secondo il numero dei figli di Israele. Cosa dicono i testi di Qumran? Scusa, non è che voglio fare l'interrogatorio, ma ne approfitto della presenza di un esperto. Cosa dicono i testi di Qumran sui figli di Israele? Per quanto riguarda i figli di Israele, dicono non solo i Qumran ma anche la Settuaginta, che è in base al numero dei figli di Elohim o degli Elohim. Ok. Allora, i testi più antichi, non toccati dai masoreti, dicono che questo qui ha fissato i confini dei popoli e assegnato l'eredità alle nazioni sulla base del numero dei figli degli Elohim.
Cioè lui ha contato i suoi e dopo aver contato i suoi ha affidato alle nazioni la loro eredità. I masoreti, che dovevano dare importanza al popolo ebraico e dovevano quanto più possibile cancellare ogni ricordo potenzialmente pluralistico, hanno sostituito figli degli Elohim con figli di Israele. Tra l'altro con una incongruenza spaventosa, perché vorrebbe dire che lui ha contato i figli di Israele. Poi si vede che gli è piaciuto il numero, non lo so, perché non ha fatto niente con i figli di Israele, perché non è che ha affidato le nazioni ai figli di Israele, eh? No, no. Secondo i masoreti ha contato i figli di Israele, punto. Va bene. I testi più antichi invece sono molto chiari. Ha contato i suoi e ha definito sulla base del numero dei suoi i confini dei popoli e ha assegnato le nazioni. In quell'occasione, porzione del Signore, qui c'è scritto, quindi porzione di Yahweh, è il suo popolo. Giacobbe è parte della sua eredità. Giacobbe. Allora, Abramo, Isacco, Giacobbe. L'eredità di Yahweh è Giacobbe. Abramo, Isacco. Io ho detto prima che quello che si presentava ad Abramo si presentava come El Shaddai. Siamo sicuri che fosse lo stesso? Visto che è eredità di Yahweh Giacobbe e non Abramo e non Isacco. Siamo sicuri che fosse lo stesso? Io no. Allora, porzione di... ma facciamo finta che sia lo stesso, tanto non cambia nulla. Porzione di Yahweh è Giacobbe, diciamo quindi il popolo di Israele. Egli lo trovò in una terra deserta, sta controllando, a 32, è Deuteronomio 32, 8 e seguenti, adesso sono al 10. Egli lo trovò in una terra deserta, nel disordine urlante delle solitudini, lo circondò, lo allevò, lo custodì, eccetera, eccetera, eccetera. E attenzione, sentite questa che bella. Yahweh da solo lo guidò. Non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come faceva a esserci un Elohim straniero se lui è Dio unico? Nelle Bibbie che avete in casa, che nessuno contesta. Ha fatto tutto da solo, ci dice, non si è fatto aiutare dagli altri. È scritto lì. E se questa è la Bibbia ispirata da Dio, facciamo finta che sia vera. Bene, cosa succede? Succede che abbiamo Dio, l'Altissimo, che teniamo pure la Bibbia che abbiamo in casa, conta il numero dei figli di Israele, non sappiamo perché, in quell'occasione definisce i confini dei popoli e a se stesso assegna quel popolo, gli altri no. Cioè dice degli altri non mi interessa. Strano, no? Dio universale, trascendente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, dice io mi occupo di quelli, gli altri non sono affari miei. Se la cosa si fermasse qui, potremmo definirla mistero insondabile della mente di Dio, una scelta volontaristica sua. Non siamo in grado di capirla, noi abbiamo menti limitati, non la capiamo. Il problema però è che tutta la Bibbia è il racconto di come questo qui ha usato i suoi per andare a massacrare gli altri che stavano dove lui li aveva messi e prendergli il territorio. Tutta la Bibbia, che è un libro di guerra, è il racconto di come questo qui si è dimenticato alla sera di cosa lui stesso aveva deciso al mattino e per porre riparo cosa fa? Con i suoi parte e va ad uccidere quelli che stanno nei territori dove lui li aveva messi al mattino. Questo è il racconto della Bibbia. Allora vuol dire che lui non si ricorda le sue stesse decisioni, ma non solo, non si ricorda neppure di essere Dio, perché dopo essersi autoassegnato quel popolo, se dopo decide che gli interessano anche gli altri popoli, cioè i Moabiti, gli Edomiti, gli Ammoniti, gli Amalechiti, eccetera, 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 invece di fare come farebbe Dio se li autoassegna,
visto che si è autoassegnato i primi, poteva autoassegnarsi tutti gli altri. No, li massacra, cioè li fa scomparire. Se fossero vere queste dottrine, saremmo nelle mani di un deviato mentale. Lo dico senza tema di bestemmiare, perché questo non è Dio, perché sarebbe un racconto folle se fosse vero. Io capisco che chi deve assolutamente sostenere la presenza del monoteismo nella Bibbia, però qui siamo in presenza di un capo che conta i suoi, sulla base dei suoi definisce dei governatorati. All'interno di quei governatorati uno va a questo qui, e quando questo qui decide che gliene interessano altri, comincia a fare la guerra, come fanno tutti i governatori di questo mondo. Facevano, adesso lo fanno ancora, ma insomma sta un pochettino più teoricamente più attenti per andarsi a conquistare dei territori. Le guerre si fanno per altri motivi. Però qui, allora, se la lettura degli ignoranti è vera, è tutto chiaro. Se si fa la lettura dei sapienti, poveri noi, perché siamo nelle mani di uno che non sa la sera che cosa ha deciso al mattino, e per porre riparo uccide tutti. Giosuè capitolo 10. Agli ordini di Giosuè è il successore di Mosè, quello che di fatto conduce la campagna di conquista in terra di Canaan. In quel giorno Giosuè prese Macheda, la passò a fil di spada, la vuotò allo sterminio con tutti i suoi abitanti senza lasciare che alcuno scampasse. Poi prese la città di Debir, la passò a fil di spada e non lasciò alcun superstite. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, il basso piano, le pendici. Non lasciò alcun superstite e voltò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Non sono le mie traduzioni, eh? Numeri 31:14. Mosè si adirò contro i comandanti del suo esercito che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse: avete lasciato in vita tutte le femmine? Ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi. Queste cose qui sono ripetute continuamente nelle Bibbie che avete in casa. Mi si dice, ma Yahweh si adattava alla metafora, oppure allegoria e metafora. A me piacerebbe tanto guardare negli occhi gli autori di questi libri e chiedergli: scusate, ma perché avete i personaggi più impresentabili della storia dell'umanità? Ma si può fare una cosa del genere? Se uno inventa delle allegorie, delle metafore, lo fa per celebrare il suo Dio, non per descriverlo così. C'è chi mi dice: ma perché lei ce l'ha così tanto con Yahweh? Io non ce l'ho con Yahweh. Io leggo le Bibbie che abbiamo in casa, niente altro. Leggo le Bibbie, poi ovviamente nei libri trovate ben altro, ovviamente, come analisi e traduzioni eccetera, ma già solo qui è scritto: io non ce l'ho con Yahweh, non mi ha mica fatto niente Yahweh, anzi ha persino deciso che di me non si occupava, figuriamoci. Quindi che problema ho io con lui? Nessuno. Lui ha deciso che non si occupava di me, io non mi occupo di lui, finito. Il problema è che questo qui è stato trasformato nel Dio da cui, piaccia o non piaccia, direttamente o indirettamente, è comunque condizionata la vita di almeno 2 miliardi di persone su questo pianeta, compresa la politica del paese in cui noi viviamo. Ed è per questo che, nonostante la Bibbia sia fatta in un certo modo, è interessante occuparsene, perché non è un libro qualunque. Cioè, è vero che è uno dei tanti libri scritti nella storia dell'umanità, ma è un libro su cui è stato costruito ciò che sappiamo, e quindi non possiamo fare finta lì che non ci sia, c'è e ci condiziona. Se io, diciamo così, se io vi invito a cena, cioè non vi invito a cena, Giosuè 13, versetto primo.
sto facendo correre. No, ma almeno così c'è una verifica, no? Ripeto, poi questa qui era legata a Famiglia Cristiana. Se io vi dico, vi prometto una cena, poi arrivo 3 settimane dopo e vi dico, allora sta cena ve la siete fatta? Siete andati a mangiare? Avete consumato? Avete pagato? Voi cosa mi dite? Ma Genesi 15:18, mi spiace per l'amico che sta. In quel giorno Yahweh strinse un'alleanza con Abramo e dice: alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto fino al fiume grande, il fiume Eufrate. Cioè lui promette ad Abramo di dargli dal Nilo all'Eufrate. Avete presente cos'è dal Nilo all'Eufrate? Quindi i Keniti, i Kenizziti, i Cammoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gerbiesei, i Chebusei, eccetera. Quindi dice: io prometto che ti do questo territorio vastissimo. Dio. Giosuè 13. È bello perché io metto dei segni a dei passi che poi non cito e ne cito altri, me li devo andare a cercare. Vabbè. Giosuè 3. Intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni. Perciò Yahweh gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni, e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Cioè, come dire, Giosuè, oh, ma a che punto siamo? È come se io vi avessi detto: vi prometto una cena, e poi dopo 3 settimane fosse venuto a dire: allora sta cena ve la siete fatta oppure no? Voi mi direste: ma sei tu che ce l'hai promessa, aspettavamo te. Io in questo passo qui mi aspetterei di leggere Giosuè che dice a Yahweh: io mi sono fatto vecchio e avanzato negli anni, cosa aspetti a darci quella terra che ci hai promesso sin dal tempo di Abramo, cioè 5 secoli fa? No, e Yahweh che dice: Giosuè, io te l'ho promessa, ma tu vai o no a conquistartela? C'è bisogno di ragionare? Sì, da ignoranti, ma ragioniamo da ignoranti. Giudici? Poi gli diamo un po' d'acqua, eh? Regaliamo la maglietta. Giudici 11:24. Questo versetto qui vale come, secondo me, 10 trattati di teologia. Giudici è un termine che non identificava persone che amministravano la giustizia, ma diciamo dei capi che assumevano il potere pro tempore. Non so chi ha studiato la storia romana, più o meno, tanto, cioè non è la stessa cosa, ma insomma ricorda la figura del dictator, no? Che in momenti di particolare difficoltà prendeva il potere per 6 mesi e poi decadeva, perché allora i dittatori decadevano democratici, come dire, sapeva che dovevano decadere e lasciavano perdere. Allora i giudici erano un po' così, cioè in momenti di particolare difficoltà o di particolare necessità cosa facevano? Prendevano il comando. Quindi giudici significa questo. Uno dei giudici, Jefte, sta combattendo, discutendo con gli Ammoniti, cioè uno di questi popoli con i quali si contendevano dei fazzoletti di terra, non i grandi imperi, perché Yahweh era piccolino tra questi qui, piccolino, cioè gli altri suoi colleghi, quelli che governavano sugli imperi di Assiria, Babilonia e Egitto, erano stratosferici rispetto a lui, tant'è che lui combatteva con i suoi colleghi. Allora Jefté, cioè il comandante in capo delle forze di Israele, dice al re degli Ammoniti con i quali sta disputando per del territorio: le terre di cui il tuo, quindi Jefté, sta parlando all'avversario, le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni? Così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Yahweh e Kamosh assolutamente uguali. Yahweh comanda sugli israeliti, Kamosh comanda sui... Qui
I Masoretti hanno commesso una delle 1500, sono proprio 1500 qualcosa di più sviste che si trovano nella Bibbia, tra le altre cose, perché Kamosh non era l'Elohim degli Ammoniti, ma era l'Elohim dei Moabiti, ma fa niente, cambia poco. Allora, gli dice, il tuo Elohim, Kamosh, ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, bene, il nostro Elohim, Yahweh, ci ha dato queste e noi ce le teniamo, uguali. Non è che gli dice noi che dipendiamo dal vero Dio abbiamo più diritto di te, a noi il vero Dio ha dato queste terre, a te le ha date il tuo idoletto di pietra. No. Kamosh è come Yahweh. È qui. Altrimenti dovremmo prendere atto del fatto che Yefté non si rendeva conto della differenza tra Yahweh e Kamosh. No? Cioè non distingueva tra il vero Dio e un idolo di pietra. Siccome Yahweh diceva costantemente ai suoi, se voi mi tradite per altri Elohim, io vi ammazzo, e la dottrina dicendo che Yahweh è l'unico vero Dio, di fatto dice che gli altri Elohim non esistevano, vuol dire che Yahweh quando dice io sono un Elohim geloso, era geloso di nessuno. Altro motivo per riflettere sulla sua, ma lui sapeva benissimo che, cioè questo qui non era un deviato mentale, sapeva benissimo che c'erano tutti gli altri, e lo sapeva anche il suo popolo, tant'è che si rivolgevano molto spesso agli altri e lui regolarmente li ammazzava quando lo faceva, li ammazzava, gliel'aveva promesso e lo faceva, perché lui non poteva permettersi che i suoi lo abbandonassero per gli altri. Si dice, la dottrina dice, no ma Yahweh è il vero Dio, gli altri erano le divinità pagane che erano normali, cioè, assolutamente inefficaci e inerti idoli di pietra o quei mucchietti di pietra o tronchetti di legno, benissimo. Allora dovremmo prendere atto di un fatto, che secondo me è offensivo per quel popolo, se fosse vera questa dottrina, e lo dico subito. Vuol dire che il suo popolo, che aveva contatto con lui costante, quotidiano, giornaliero, si guardavano negli occhi, dai tempi di Abramo in avanti, dai tempi di Abramo in poi ne hanno sperimentato la capacità di intervento quotidiano, costante, potentissimo, lo abbandonavano per inginocchiarsi di fronte a degli idoli di pietra che non facevano niente. Ma si può commettere un errore simile? No. Si può essere gelosi di chi non esiste, soprattutto se lui è Dio, lo sapeva lui, no? Che gli altri non esistevano. Si può essere gelosi di chi non esiste? No. Che Kamosh fosse uno come Yahweh, mica lo sapeva e lo credeva soltanto il giudice Yefté, lo credeva anche, perché nei fatti si comportava così, quello che viene definito uno degli uomini più saggi del mondo, Salomone, che a Kamosh ha fatto erigere un luogo di culto. Ma come faceva Salomone, che era il rappresentante, uno degli uomini più saggi del mondo, che era il rappresentante in terra dell'unico vero Dio, onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, fare erigere un luogo di culto a un Elohim che non esiste? Ma mica solo lui, ne ha fatto erigere anche uno a un altro Elohim, sempre nominato nella Bibbia, che si chiama Milcom. Salomone, che era saggio, sapeva bene che Yahweh oggi c'era e domani poteva non esserci più. Allora era meglio tenerseli buoni i suoi colleghi che gravitavano sullo stesso territorio, perché non si sa mai. Oggi lui c'è, domani chissà. Allora teniamoci buoni anche gli altri. Kemosh, Milcom, che erano lì, negli stessi territori. E se li contendevano? Questo ci dice la Bibbia. Quindi, per tornare al discorso filologico, vogliamo dire che questo è un plurale di astrazione? Benissimo, non perdo un minuto a discutere. Abbiamo un plurale di astrazione che si chiama Yahweh, abbiamo un plurale di astrazione che si chiama Kemosh, abbiamo un plurale di astrazione che si chiama Milcom, abbiamo un, poi ci sono gli altri, un plurale di astrazione che si chiama Baal Peor, un plurale di astrazione che si chiama Baal Zebub, e un altro che si chiama Baal Safon. Siamo pieni di singoli plurali di astrazione,
ma tanti singoli plurali di astrazione, fa sì o no una pluralità di individui? Quindi non perdo un minuto a discutere di filologia su questo, va benissimo, chiamiamolo plurale di astrazione, non me ne importa nulla. Ma di sicuro la Bibbia ci dice che c'era uno che si chiamava Yahweh, un altro che si chiamava Kamosh e che avevano gli stessi diritti e gli stessi poteri. Tant'è che è lo stesso comandante in capo delle forze israelite a non mettere Yahweh sopra l'altro. Gli dice tu, il tuo ti ha dato questo, benissimo, e il mio mi ha dato questo. Punto. Uguali. Uguali. Sono domande? No. Fatemele quando volete. Dove siamo? No, non c'è bisogno del microfono. Allora, c'è abbastanza. Parliamo dell'esperimento di ingegneria genetica. Forse a qualcuno potrebbe interessare. Ci arriviamo. Grazie. Prego. Finisco soltanto il ragionamento questi signori qui ho detto prima se lo ricordi cioè, perché io adesso magari ancora per qualche minuto questi signori qui dicevo hanno avuto in assegnazione dal loro capo i vari territori e la Bibbia ci dice che Yahweh ha fatto tutto da solo. Io nell'ultimo libro, quello appunto, la Bibbia non è un libro sacro, ho cominciato a introdurre dei primi elementi di un qualcosa che poi svilupperò, sto sviluppando, cioè dei parallelismi tra questo libro e dei libri apparentemente insospettabili da questo punto di vista, l'Iliade e l'Odissea, che ci raccontano con la lingua greca e quindi con gli strumenti linguistici di quella lingua la storia di questi qui. Ma non solo l'Iliade e l'Odissea, Platone nel Crizia, prego. Quando fatti adorare gli altri a lui, quando nel deserto gli ebrei fanno la statua d'oro, si riferivano a loro. Si riferivano, adesso poi lo leggiamo in Gesù 24, si riferivano agli Elohim che erano rappresentati così in Egitto. Tra l'altro lì c'è una cosa interessantissima, così chiudo questa parentesi. Si dice, ma Elohim spesso è usato col verbo singolare, è vero, perché Elohim è usato sia col verbo singolare che col verbo plurale. Nel caso del vitello, abbiamo veramente un esempio paradigmatico. Il popolo dice ad Aronne, facci Elohim, vai al Q e cammineranno. Quindi abbiamo l'esempio di un vitello, che era uno, col verbo al plurale, e cammineranno davanti a noi. Quindi, loro li hanno rappresentato, quelli, così come li rappresentavano quando erano in Egitto, e lo dice anche Giosuè, poi se mi ricordo ve lo leggo, nelle traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, e perché invece Yahweh aveva dato l'ordine che lui non doveva essere mai rappresentato. Allora, dicevamo che questi signori nel Crizia, Platone dice, racconta la stessa storia, dice che questi qui, sapete, gli dei greci, si sono spartiti il territorio, esattamente come ci racconta la Bibbia per questi qui, ma ci dà una informazione che è bellissima, dice che alcuni di loro nel governare collaboravano tra di loro. La Bibbia ci dice che invece Yahweh non si è fatto aiutare da nessuno. Sono stupendi questi parallelismi qui, bellissimi. Ci raccontano la stessa storia. Ed è probabile che lui non si sia fatto aiutare da nessuno, perché lui era un uomo di guerra, Ish Milchamah. Ed essendo un condottiero di guerra, non voleva intrusioni negli ordini. Faccio io, via gli altri. Invece nei racconti dei greci si dice che alcuni di loro si sono messi assieme e governavano assieme. Bellissimo. Bellissimo. Poi dopo, quando parliamo del non spirito e della non gloria, facciamo altri parallelismi con l'Iliade e l'Odissea. Un altro aspetto che non è accettato, e mi rendo conto che non è accettabile, è il discorso dei sacrifici umani.
Perché tutta la dottrina ci dice che i popoli pagani facevano i sacrifici umani. Gli israeliti, comandati da Yahweh, no. Perché Yahweh li proibiva, non li voleva. Ezechiele 20:25. Allora, in un versetto dell'Esodo, Yahweh dice: mi darai ogni tuo primogenito maschio, così come ogni primogenito del tuo bue o del tuo bestiame minuto. 7 giorni rimarrà con sua madre, all'ottavo lo darai a me. Quindi cosa faceva di questi primogeniti a 8 giorni? Di certo non li allevava, non è che adesso una nursery. Ce lo dice lui in Ezechiele 20:25. Io stesso, lui sta parlando con Ezechiele dei primi tempi, dice: io stesso poi diedi loro decreti non buoni e leggi che non danno la vita. Li contaminai con le loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito, per gettarli nella costernazione affinché riconoscessero che io sono Yahweh. E nei passi precedenti, nei versetti precedenti, dice appunto: siccome loro non eseguivano i miei comandamenti, rifiutavano i miei decreti, profanavano le mie regole, eccetera, 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 io per piegargli la testa li costringevo a consegnarmi i primogeniti e me li facevo passare per il fuoco, cioè me li facevo bruciare. Allora, siccome questo non è accettabile, l'esegesi dice: ma no, qui è chiaro che Yahweh dice che in realtà loro lo facevano, ma lui non lo voleva, come dire, lasciava che facessero per contaminarli, perché lui non lo voleva. Allora qui siamo di fronte ad un altro assurdo. Abbiamo Dio, cioè il Dio onnipotente, onnisciente, che dice al suo popolo: io non voglio i sacrifici umani. E il suo popolo gli dice: e noi te li facciamo lo stesso. E lui cosa fa? Allora ve li lascio fare. Arrivo. Qui, tra l'altro, il verbo è messo nella forma, si chiama ifil, causativa attiva, cioè vuol dire proprio che lo faceva fare, proprio questo è il significato, ma lasciamo stare la filologia. Se fosse vero ciò che dice la dottrina, saremmo di fronte a un Dio che dice al suo popolo: voi non mi fate i sacrifici umani, e il suo popolo glieli fa lo stesso, cioè si uccide da solo i primogeniti per darli ad un Dio che non li vuole. Ma prego. Quindi Sodoma e Gomorra, che sono state distrutte per punizione, aveva una guerra tra Elohim. Era una guerra chiaramente tra Elohim. Ci arriviamo anche a Sodoma e Gomorra. Allora, qui siamo di nuovo di fronte ad uno di quei, l'ho fatto come esempio, ad uno di quei tentativi di forzatura del testo, dove, se lo leggiamo per ciò che è chiarissimo. Lui dice: questi non mi obbedivano, io per piegargli la testa gli ho dato quegli ordini, e lui dice: lo stesso ordini per i quali non si può vivere, perché li obbligavo a fare questo. Tra l'altro devo dire che qui nelle traduzioni, adesso non so, nella sua Bibbia c'è scritto diversamente? C'è scritto anziché Yahweh il Signore. Sì, e poi? Com'è, per esempio? Ezechiele 20:26, leggiamo il 26. Ok. Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni giorno. Ok, grazie. Perché ci sono molte Bibbie che invece, così un po' molto subdolamente, invece di dire li contaminai con le loro offerte facendo passare per il fuoco, dicono facendo consacrare i primogeniti. Capite che c'è una differenza sostanziale? Però se nelle Bibbie c'è scritto facendo consacrare, uno si chiede: ma come fa uno a contaminarsi consacrando il proprio primogenito a Dio?
assurdo. Tant'è che per fortuna le ultime traduzioni sono coraggiose. Dicono esattamente ciò che c'è scritto in ebraico. Li ho obbligati a farmeli passare per il fuoco. Insomma, io non ce l'ho con Yahweh. Semmai ce l'hanno gli autori biblici. Ma è scritto lì. E come vedete, non ho ancora letto neanche una mia traduzione e non ve la leggerò per tutta la sera. Sto facendo del male a me stesso, perché verrebbe da dire, ma allora perché dobbiamo comprare i tuoi libri? Io non so. A questo punto però bisogna tentare un'interpretazione. Chi sono gli Elohim? Poi ci arrivi. Sì, capisco. Sì. Direi che è il punto fondamentale. Capisco. No, fondamentale no. Secondo me. Se la Bibbia comincia con Bereshit Bar Elohim, sì. E poi non è Dio, dobbiamo dire. Arriviamo. Allora, facciamo così, passiamo alla ingegneria genetica. Prima abbiamo citato Adamo ed Eva. In uno dei tanti siti dove, diciamo così, non mi si vuole tanto bene, sito di consulenza ebraica, e sono stati presi in esame e si continua a prendere in esame tutto ciò che dico, che faccio, che scrivo, eccetera, e questi esegeti su tante affermazioni che ho fatto io, per esempio, dicono su varie, questo è stampato dalla rete, da internet, appunto il sito di consulenza ebraica, un sito Confutazio, che è un sito che è Confutazio, critica sistematica i lavori di Mauro Biglino, cioè è nato solo per quello e fa solo quello. Cioè, voi andate su quel sito, non c'è nient'altro. È vero o no? Ok. Fa solo quello. Di mestiere si occupa solo di Mauro Biglino. Mi hanno salutato pure ieri, sì. Mi salutano sempre, sì. Vabbè. Allora, su varie cose Mauro ha ragione. La Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Io, poi se abbiamo tempo ne parliamo, dico che i malachim, quelli che vengono tradotti come angeli, non sono entità spirituali, ma erano individui in carne ed ossa. E poi magari dall'amico Francesco ci facciamo spiegare il De Virginibus Velandis di Tertulliano, dico bene? Visto che lui è un esperto di patristica, perché è interessantissimo, ce lo spiega in 2 minuti, ma così almeno mi diverto un po' anch'io, sento un altro. Allora, per esempio, il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni. Non solo, scrivono di più, eh? Sto facendo solo questo come introduzione per l'ingegneria genetica, eh? È soltanto l'introduzione, eh? Allora dice che questo malachim non solo aveva come soggetto gli esseri umani comuni, ma i microorganismi buoni per l'uomo che scacciano i mezzichim, cioè i microorganismi che danneggiano l'uomo, e questi microorganismi buoni per l'uomo possono essere, attenzione, lo scrive l'esegesi ebraica, lo facevano allora, dicono loro, lo facevano i loro antenati, possono essere istruiti a svolgere il loro compito, cioè batteri prodotti apposta per combattere altri batteri. Malachim, quello che viene tradotto con angeli. Questa cosa qui non l'ho mai detta, stasera mi è venuta. I cherubini non solo non sono angeli, ma non sono neppure individui in carne ed ossa. I cherubini erano macchine. I cherubini, è noto agli ebrei attraverso il Talmud, che erano oggetti meccanici. Una specie di robot che servivano a eccetera eccetera eccetera. Poi dopo, quando parliamo del non spirito, della non gloria, parliamo dei cherubini. Io nel libro Il Dio alieno della Bibbia, non so se c'è qui oppure no, c'è? Sì. Ho dedicato un capitolo intero a documentare che Satana nell'Antico Testamento non esiste. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Dobbiamo fare un complimento
a Satana che rispetto a Dio a meno morti, qualche migliaia meno di Dio. Molte migliaia meno di Dio. Ma proprio non c'è neanche paragone. Sono assolutamente d'accordo, sì. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Talmud è la letteratura ebraica, parte della letteratura ebraica extrabiblica, cioè libri di studio sulla Bibbia, eccetera. Prima di andare avanti sull'ingegneria genetica, però facciamo una cosa. Francesco, vuoi per caso dirci qualcosa del De Virginibus Velandis? Grazie. Magari in piedi. Non è la mia conferenza questa. No, allora, esiste comunque il De Virginibus Velandis scritto da Tullian, che è un autore patristico. Si può trovare il testo di Doppio Angelo Gramaglia, che è un teologo dell'Università Teologica di Torino, quindi è un testo che è facilmente reperibile, dove appunto si descrive come gli angeli fossero eccitati dai lunghi capelli, dalle lunghe chiome delle giovani vergini. Tertulliano si rifaceva anche agli scritti di Qumran, che all'epoca erano abbastanza, erano abbastanza, diciamo, conosciuti anche nel territorio patristico, e anche la Septuaginta, dove appunto si spiega dove che le ragazze dovevano partecipare alle assemblee, dove erano anche presenti gli angeli, dovevano avere appunto le chiome velate da un velo, proprio perché potevano portare questo motivo di eccitazione. Quindi erano sentimenti proprio umani, ecco, non era... Cioè, insomma, grazie, perfetto. Cioè, era meglio che si coprissero i lunghi capelli perché eccitavano sessualmente, fra virgolette, gli angeli. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice... Alle assemblee le donne vadano con un segno sul capo a motivo degli angeli, non per rispetto di Dio, leggetelo nei Vangeli che avete in casa, a motivo degli angeli, perché diciamo che fossero un po' pericolosetti. Avevano una pulsione sessuale molto forte, tant'è che gli angeli sono stati dichiarati spirituali poi nel Concilio Lateranense, perché prima non lo erano. Allora, che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. E scrivono, però, a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma i Refaim, vocalizzabile come Rofim, cioè medici. Allora, i Refaim sono un popolo che nella Bibbia è citato. Ed è citato come un popolo di giganti, assieme ad altri, assieme ai Nefilim, gli Emim, gli Zanzumim e gli Anakim. Loro dicono, gli ingegneri genetici, a differenza di ciò che dice Biglino, non sono gli Elohim, ma i Refaim, vocalizzati come Rofim. Quindi cambiano le vocali. Io non mi sogno, nelle mie traduzioni, di cambiare neppure un puntino, perché se lo faccio mi massacrano. Loro sono liberi di farlo, secondo me hanno il diritto di farlo, non glielo contesto, prendo atto del fatto che nel momento in cui cambiano le vocali, di fatto riconoscono che la Bibbia non è un libro sacro, quindi mi va benissimo, più lo fanno meglio è. Allora, la Bibbia dei Masoreti dice che a fare l'intervento di produzione degli Adam sono stati gli Elohim, e non sto parlando di traduzioni, cioè sono gli Elohim che dicono nasce Adam, cioè facciamo l'Adam, Bezalmenu Kitmutenu, cioè con lo Tselem nostro, secondo somiglianza nostra. Sono loro che lo dicono nella Bibbia dei Masoreti. Se il Talmud Yerushalmi, che è sostanzialmente la fonte di questi esegeti ebrei, dice cose diverse dalla Bibbia dei Masoreti, il problema non è mio. Si mettano d'accordo il Talmud con la Bibbia, poi mi dicano, cioè per me, che gli ingegneri fossero gli uni o gli altri, l'importante è che siamo d'accordo che allora si praticava l'ingegneria genetica. Poi se loro vogliono dire non erano questi ma erano gli altri, io,
io mi occupo della Bibbia dei Masoreti, nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto questo, quindi io faccio finta che fossero loro. Allora gli Elohim a un certo punto dicono, con questo verbo esortativo, nasce, cioè facciamo, su forza, diamoci da fare, facciamo, verbo al plurale, nasce Adam, facciamo l'Adam, che non è il nome di un individuo, perché spesso è usato con un articolo che vuol dire un gruppo, gli Adam o lo Adam, come noi diremmo l'uomo. E lo fanno a loro somiglianza, kit mutenu, e non a loro immagine, ma bezalmenu, cioè con lo tselem nostro, dicono loro. E cosa vuol dire tselem? Tselem nei dizionari curati dai filologi israeliti, tselem significa quel quid di materiale che contiene l'immagine. E scrivono nei dizionari, siccome deriva dal verbo salam, nei dizionari americani scrivono è something cut out, qualcosa di tagliato fuori. Cioè loro dicono facciamo l'Adam con lo tselem nostro, cioè con quel qualcosa di nostro che contiene la nostra immagine e che è stato tagliato fuori. Ma noi adesso, oggi, se dobbiamo definire una roba del genere, come la chiamiamo? DNA. Siccome è scritto nella Bibbia non può essere vero, io tanto faccio finta e faccio finta che sia vero. Quindi loro fanno l'Adam con quella roba lì. E poi dice la Bibbia che gli Elohim prendono la Bibbia che avete in casa, prende, cioè non sto a correre avanti e indietro, poi andatevela a leggere, insomma, se non vi fidate li vado a cercare tutti, ma altrimenti voi passiamo la serata a sfogliare il libro. Prese l'Adam e lo pose in Eden, cioè Eden, sapete, è il cosiddetto paradiso terrestre, che in ebraico è Gan Eden, che significa luogo recintato e protetto di Eden, o in Eden, perché Gan significa luogo recintato e protetto. Allora, loro fanno l'Adam, non sappiamo dove, poi lo prendono e lo mettono nel Gan Eden. L'Adam maschio, non la femmina. Difatti poi dice che gli danno, perché lui doveva occuparsi di questo Gan Eden, e quindi lui si occupa degli alberi e gli dà, mettono a disposizione gli animali, eccetera. Poi dice la Bibbia che a un certo punto gli Elohim si accorgono che la compagnia degli animali, il termine ebraico è la compagnia, viene tradotto con compagnia, è lo star di fronte degli animali, non è sufficiente per l'Adam, e allora decidono di fargli la femmina. Quindi vuol dire che quell'Adam che stava lì era solo maschio e non c'era nessuna necessità quindi che si riproducesse. A un certo punto, bontà loro, si accorgono che insomma era meglio fargli la femmina, gliela fanno, inducono un sonno profondissimo nell'Adam, sonno profondissimo, gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quello che viene tradotto con costola, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Anche qui Dio ha bisogno di fare tutte ste robe qui per fare una femmina, cioè sonno profondissimo, e non è che lo addormentano, dice proprio un'espressione precisa, cioè anestetizzano l'Adam, gli prelevano, gli fanno un prelievo, chiudono dove hanno prelevato e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Ma c'è bisogno di inventare tutta sta roba per dire che Dio ha deciso di fare la femmina, ha fatto così e l'ha fatta? No, l'hanno raccontato perché hanno fatto così. Che bisogno c'è di sminuire così Dio? Basta dire ha deciso, facciamo la femmina, si è fatta la femmina, è finito, eccola lì pronta. No, ha dovuto fare un intervento. Questo è chiaro nelle Bibbie che avete in casa, eh? Di nuovo non sto citando le mie traduzioni, eh? È chiaro nelle Bibbie che avete in casa. Gli fanno la femmina. Poi
c'è il discorso del, del cosiddetto peccato originale, cioè del fatto che la femmina viene tentata da questo serpente, diciamo lei si lascia tentare, mangia il frutto, non la mela, eh? La mela è frutto di una traduzione latina, malum, che siccome sarebbe il arrivo, il malum sta per indicare sia il male che l'albero delle mele. Allora è nata poi la confusione tra mela e albero del male, cioè albero del male e mela, ma la mela in ebraico non c'entra niente, mangia un frutto. Poi lo fa mangiare ad Adamo e quando loro hanno mangiato sto frutto, dice la Bibbia, si accorsero di essere nudi, ma erano nudi fino a minuto prima. Ma la cosa interessante è che quando si accorgono di essere nudi non è che si nascondono l'uno con l'altro, cioè il maschio si vergogna di fronte alla femminuccia e la femminuccia prova pudore, no, nascondono i loro genitali rispetto agli Elohim. Cioè, in sostanza, non vogliono far capire agli Elohim che loro hanno capito a che cosa serve quella roba lì che abbiamo in mezzo alle gambe. Però, forse, e qui non chiedetemi come abbiano fatto perché non lo so, ma per il modo in cui, perché ovviamente non sono un genetista quindi non lo so, per il modo in cui hanno fatto la femmina, sembra di capire che i due fossero sterili. Tant'è che Eva concepisce il primo figlio, dice grazie all'aiuto dell'Elohim, con l'intervento dell'Elohim, perché forse da soli in quel momento lì non ce la facevano ancora. Nell'ultimo libro, la Bibbia non è un libro sacro, ho inserito alcune pagine, che è uno straccio di un lavoro di un biologo molecolare che sta adesso è a Londra, è un ricercatore associato al King's College London, ma probabilmente viene in Italia a tornare a lavorare per forse il CNR. O... Speravo di incontrarlo a Catania domenica scorsa, ci scriviamo da tempo e invece non ci siamo riusciti. Allora lui mi ha mandato questo primo stralcio del suo lavoro che io ho pubblicato, lui sta scrivendo un libro che uscirà in primavera, che si intitola Adam, dove con grande coraggio, perché ci mette la faccia veramente, ha, tra le altre cose, pubblica una tabella con l'insieme, la successione degli interventi che questi qui dovrebbero aver fatto per produrre il sapiens partendo dagli ominidi. E dice, lì pubblico anche i tre elementi che in questo momento rendono ancora impossibile per noi fare la stessa cosa, perché ci manca ancora un pezzettino. Mi dice anche questa persona che suoi colleghi genetisti gli stanno fornendo materiale proprio in relazione a questo. E gli stanno fornendo materiale un po' della serie, senti, vai avanti tu che... mi viene da ridere, cioè, però gli sta, cioè, come dire, vabbè, hai deciso di esporti e esporiti, perché io mi rendo conto cosa significa nel mondo accademico dire una roba del genere, eh? Quello lì è coraggiosissimo cominciare a dire questa roba qui, e perché lui dice, se fossero vere queste ipotesi ci sarebbero risposte a domande alle quali in questo momento la genetica non risponde. Se si pensa che invece ad un certo punto dentro i nostri cromosomi qualcuno ha fatto degli interventi, allora tutta una serie di cose diventano spiegabili. Bene, allora intanto cominciamo a tenere la mente aperta, perché non si sa mai, perché se la chiudiamo, arrivo subito, non mi sono dimenticato, perché se la chiudiamo di sicuro rimaniamo fermi, se la teniamo aperta noi possiamo percorrere una strada, provare, poi magari ci accorgiamo che quella lì è un vicolo cieco, benissimo, pazienza, se ne tenta un'altra e poi magari si trova quella giusta, ma se si tiene la mente chiusa non si percorre nessuna strada, si continua a cercare l'anello mancante che spiega come dai 48 cromosomi delle scimmie si è passati ai 46 cromosomi dell'uomo, cosa che in natura non può avvenire. Prego. Lei prima ha detto che nell'Antico Testamento Satana non viene citato, quindi il serpente tentatore che noi conosciamo, noi sappiamo, ipotizziamo essere Satana, in realtà chi era? Allora,
noi ipotizziamo essere Satana, è veramente un'ipotesi. Sa perché? Perché la Bibbia non lo dice mai. Cioè, il collegamento tra Satana e il serpente è una invenzione teologica successiva, perché non c'è neppure nella Bibbia. La Bibbia mai mette in relazione Satana con il serpente. Quindi, scusi, potrebbe essere un angelo Elohim che cercava di boicottare l'esperimento? Direi quasi sicuramente. Cioè, nella Bibbia, che a un certo punto in avanti doveva diventare necessariamente un testo monoteista, cosa che... cioè, per me è chiarissimo che non lo era, poi per carità, ognuno, però per me è chiarissimo. Tocca a me parlare, quindi racconto le mie stupidaggini. Allora, che cosa succede? Che è stato eliminato quello scontro che invece nei testi sumero-accadici, da cui questo racconto deriva, perché questo racconto qui degli Elohim che fa, non è originale degli autori ebrei, ma è copiato dai testi sumero-accadici. Copiato, ovviamente, poi rivisitato in chiave teologica dai teologi israeliti. Quindi non sto parlando della Chiesa romana, parlo dai teologi ancora molto prima che nascesse la Chiesa romana, per dire. Allora, cosa succede? Che mentre nei testi sumero-accadici si narra chiaramente del contrasto tra due di quelli lì, due fratelli, Enlil ed Enki, che erano in contrasto tra di loro. Enki era quello che aveva fatto l'Adamu, come è scritto nei testi, tra l'altro pure il nome è uguale, quindi l'Adamu nei testi sumero-accadici. E siccome lo aveva fatto, diciamo che nutriva nei confronti della sua creatura una certa benevolenza. L'altro capo, Enlil, che era di un grado superiore, pur essendo due fratelli, fratellastro, sì, esatto, perché non sempre, ok, giusto, grazie. Allora, cosa faceva? L'altro, diciamo, lo amava un po' meno. Allora, nel rapporto tra il serpente e l'Elohim della Genesi, è in sostanza, secondo me, stato condensato il contrasto tra i due fratellastri, Enki e Enlil, dove uno è stato rappresentato come il serpente. Siccome il serpente è il simbolo della conoscenza, lo sappiamo, perché è quello che va a fondo, il doppio serpente è il simbolo del DNA, io, sempre nell'ultimo libro, ho dedicato un capitolo, una parte, a dire che cosa secondo me è l'albero della vita, citato nella Bibbia. Quindi non lo dico qui adesso, perché altrimenti va su YouTube. Non si può chiedere a chi scrive un giallo il nome dell'assassino, perché sennò... Ok, quindi, allora, che cosa succede? Succede che lì è stato... ma Satana, cioè, l'attribuire la funzione satanica al serpente è veramente una pura invenzione successiva, perché nella Bibbia non c'è mai, non c'è nessun collegamento tra Satana e il serpente. Ok? Vuol dire, il significato della parola Satana non dovrebbe anche dire il significato del divisore, l'avversario? Sì. L'avversario di enti. Sì. Di fa, esattamente, allora, però nella Bibbia non c'è, cioè nel senso che non è usato Satana per quella figura lì. Cioè Satan significa proprio l'avversario, inteso come il pubblico accusatore, ed è una, quindi, ma non è un individuo, è una funzione che viene assunta di volta in volta a seconda delle necessità. Può essere assunta dai Malachim, ma nella Bibbia viene assunta anche da uomini normali, quando è necessario che uno faccia da pubblico ministero, diciamo così, nei confronti di un altro. Finita la funzione, cessa, cioè quello lì non è più Satan, non è più pubblico ministero, in sostanza. Quindi è una funzione e non una... Non sono d'accordo. Prego? Non sono d'accordo. Va bene. Satan in sumero significa cuore pulito. Sì, ma in ebraico no. Lo dico semplicemente, siccome si fa i testi super arcani, satta significa cuore pulito, sì. Cioè una persona sincera. Esatto. No, 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 giusto, giusto. È che nella Bibbia... Questo contrasterebbe con quest'altro. Ma non lo so, perché magari potrebbe anche essere, cioè, come dire, siccome certe volte la funzione del Satan viene assunta per ordine suo, cioè lui dice adesso tu fai da Satan contro quello là, e in effetti ciò che poi avviene nella Bibbia è che il Satan fa da pubblico accusatore nei confronti dell'altro, quindi, come dire, la funzione è documentata dall'atto compiuto. Non necessariamente
che so, magari questo qui potrebbe scegliere uno dal cuore puro per fare, non lo so, cioè non è necessariamente in contrasto. L'importante è, al di là del significato del termine, sapere che, questo è palese, adesso, al di là appunto, ripeto, del significato del termine, che fare il Satan significa fare l'accusatore nei confronti di uno, no? Come in un processo, no? C'è il pubblico ministero, poi c'è la difesa, eccetera. Quindi in realtà non necessariamente in contrasto. Non esattamente, non necessariamente in contrasto, no, no, infatti. Perché uno semmai è il significato del termine, invece per la Bibbia parlo della funzione che si svolge, che viene svolta concretamente. No, però chiedo scusa, ma ce n'era già prima una là. Ok. Lei ha detto già all'inizio, insomma, che il suo libro, la Bibbia, non è un testo sacro, nello specifico lei si riferisce all'Antico Testamento, vero? Mi confermo. Quindi non nessuna relazione in nessun modo al Nuovo Testamento. Io so, in riferimento anche a quello che ha detto il Signore, qualche memoria a proposito del Nuovo Testamento, che c'è un riferimento al diavolo nel Nuovo Testamento, Gesù che viene tentato nel deserto e quant'altro. Mi conferma? Sì. Ecco, ho fatto questa premessa per affermare un'altra cosa. Se fossi io a decidere i testi canonici, quali sono i testi canonici e quelli apocrifi, probabilmente prenderei i quattro evangelisti. Perché l'Antico Testamento, giustamente, come abbiamo letto tutti quanti, è un testo molto strano. La Chiesa probabilmente ha scelto di mettere questi testi per mantenere un filo conduttore con l'ebraismo, per dire che la divinità probabilmente c'era sin dal principio. Io volevo chiederle qual è la sua opinione in merito. Perché è stato messo l'Antico Testamento quando in realtà in fondo è più dubbio che certezza? Beh, è più dubbio nel momento in cui lo studiamo e lo leggiamo in un certo modo, perché è sempre stato tramandato come certezza. Per la verità c'erano appunto dei periodi, secoli in cui era proibito leggerlo, no? Nel senso che la sua presentazione, la sua analisi era riservata al magistero della Chiesa, quindi i fedeli dovevano ascoltare ciò che diceva la Chiesa, eccetera. Questa è una cosa molto complessa, nel senso che riguarda proprio il modo in cui si è venuta, e qui però è la storia della, come dire, la storia un po' della Chiesa romana, cattolica, apostolica, il modo, che quindi esula dal tema ovviamente della serata, il modo in cui si è venuta costruendo la religione in un rapporto di comunione e conflitto tra la nascente Chiesa romana e il precedente pensiero giudaico. In sostanza, l'Antico Testamento è servito da base, da radice, per quello che poi è il Nuovo Testamento, tant'è che appunto Gesù viene costantemente ricollegato all'Antico Testamento e viene considerato come il vertice della storia della salvezza che comincerebbe sarebbe cominciata nell'Antico Testamento. Però veramente sarebbe una roba, cioè è una conferenza. È arrivata la domanda, infatti, se volete. Mi si dice questo. Allora, io sapevo che il nome di Dio, Yahweh, privo di vocali, non poteva essere pronunciato, e sapevo che Elohim veniva usato come sostituto in luogo di Yahweh. Ora mi domando se l'uso di Elohim abbia preso pian piano il nome di Yahweh o il significato di Dio. Ecco, mi pare che questo argomento non sia stato toccato. Come mai? Sì. Allora, il nome di Yahweh non poteva essere pronunciato per estensione di un comandamento che in realtà non dice che il nome di Yahweh non deve essere pronunciato. Dice che non bisogna chiamarlo in vano, che è una cosa diversa. Cioè, quando Mosè tra l'altro, ecco, così chiarisco subito una cosa, Yahweh non veniva sostituito da Elohim, ma veniva sostituito da Adonai. Quindi Elohim non è la sostituzione di Yahweh. Adonai, che vuol dire Signore mio. Quindi quando c'è scritto Yahweh, loro dicono Adonai. Difatti anche qui, in questi libri qui, dove mai traducevamo né Yahweh né Elohim, quando c'è il nome Yahweh era stata creata una formula particolare per cui c'è Yahweh con fra parentesi piccolo Adonai.
Quindi è Adonai che sostituisce Yahweh e non Elohim. Ma allora, prego. Allora, finisco allora. Prego? No, no, vabbè, mi dica pure. Volevo fare il collegamento tra Satana e Lucifero. Ah. Sembra importantissimo questo, il fatto dell'angelo. Allora ne parliamo subito. Sì. Allora finisco soltanto la domanda che per gli amici di Salerno, poi parliamo di Lucifero. Dunque, allora Yahweh viene sostituito da Adonai. Yahweh non poteva essere pronunciato invano. Quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto e si reca da suo, quello che nel frattempo era diventato suo suocero, cioè Jetro Reuel, il signore dei Madianiti, che era, come dice la Bibbia, Cohen di Yahweh, cioè sacerdote di Yahweh in quel territorio, Jetro dice a Mosè: tu non ti puoi occupare di tutto, tu devi creare in sostanza una scala gerarchica per cui i problemi, dai più piccoli ai più grandi, si devono ridurre, cioè tu devi fare dei capi di 50, di 100, cioè in modo che i problemi piccoli se li sbrigano loro, i problemi più grandi passano al grado superiore e così via. E a Mosè, e quindi di conseguenza a Yahweh, dovevano arrivare soltanto i problemi di altissima strategia. Quindi Yahweh dice: non chiamatemi per tutte le vostre cavolate, quindi non chiamatemi in vano. Allora, come è successo non soltanto per questo comandamento ma anche per altri, diciamo la cultura israelitica cosa fa? Dice: per essere sicuri di non chiamarlo in vano, non lo chiamiamo mai. Così siamo, cioè, perché cosa vuol dire non chiamarlo in vano? Dov'è che scatta l'invano? Non lo chiamiamo mai. Quindi questo precetto è una estensione di, è un po' come per il sabato, no? Ti asterrai da ogni lavoro. Allora, se leggiamo le opere ebraiche di tentativo di comprensione di che cosa vuol dire astenersi dal lavoro, ma sono millenni che lo esaminano. Cosa vuol dire lavoro? Difatti no, si arriva a contare i passi, nel senso, allora fino a un certo numero di passi è consentito, oltre un certo numero non più. C'era in certi precetti della letteratura extrabiblica, si diceva che per esempio non si poteva, cioè se uno si trovava una pulce sulla tunica non la poteva togliere perché poteva essere considerato caccia, cioè nel senso, no, prendere un animale, perché siccome non si sa, e allora viene esteso all'estremo. Quindi non nominare il nome di Yahweh in vano è stato trasformato in non nominiamolo mai, così siamo sicuri. Okay. Allora, no, c'era prima in sospeso Satana Lucifero. Allora, il discorso di Lucifero nasce da una, anche lì, interpretazione di un passo di Isaia, nel quale Isaia si rivolge ad un sovrano babilonese, che non si sa bene se era Nabonedo o poteva essere addirittura Serse per certe altre cose, ma comunque non ha importanza chi sia sia, dove gli dice, insomma, questo qui è caduto, è stato sconfitto, e Isaia con un po' di sarcasmo gli dice: tu che stavi in alto, tu che eri il portatore di luce, cioè Lucifero, sei caduto in basso. Allora la teologia finisce lì. La teologia ha trasformato questo Lucifero in un angelo, cioè quello che era un'espressione sarcastica nei confronti di un regnante, diciamo, babilonese, l'ha trasformato nella visione di un angelo decaduto che non c'entra niente. L'ha trasformato in una visione di un angelo decaduto, ne ha fatto il capo degli angeli degli inferi e ha messo assieme Satana e Lucifero. C'è qualcuno che dice che io lavoro di fantasia. Se la mia fantasia vale 100, la fantasia dei teologi vale 10.000. Un applauso. Perché? Prego. Era un riferimento della Page, la professoressa americana, Elaine Page, che ha scritto sul gnosticismo. Poi ha fatto un libro su Satana e dice che praticamente a proposito di trasformazione, l'operazione che sarà fatta sarà questa: demonizzare tutte le divinità dei popoli circostanti. Ah, questo è fuori di dubbio. Baal, sì, che era un dio bellissimo, dio della vegetazione, dio della fertilità, diventa Belzebub,
Sì, Baal-Zabub diventa Belzebù, certo, sì, sì, infatti. Sì, sì, questo è... Cioè, c'è sempre stato l'inglobamento. Si chiama proprio, se non sbaglio, l'invenzione di Satana. Ah, sì, sì. Che sia stato inventato direi che non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Dunque, c'era un'altra domanda? Non so se è pertinente, comunque è una domanda che mi chiedo da sempre. Secondo lei, il soprannaturale si può spiegare con la tecnologia, o esiste veramente il soprannaturale? Se esiste veramente, non lo so. Non dico che non c'è, dico che non lo so. I miracoli che sono descritti nella Bibbia, da dove vengono? I miracoli che sono descritti nella Bibbia, questo lo dicono anche gli esegeti ebrei. Tutti i miracoli sono di genere tecnologico, miracoli dell'Antico Testamento, sono di genere tecnologico, cioè era qualcosa che stupiva e poi viene trasformato in miracolo, così come viene trasformato in miracolo il non attraversamento del Mar Rosso. Dunque c'era un'altra mano alzata, no, lì? Io non seguo da tanto tempo. No, volevo fare una domanda che non l'ho mai fatta. Come si è mai giustificata la Chiesa Cattolica sul fatto del Signore degli Eserciti che già dall'inizio della Bibbia lo si capisce che ha aiutato, ha alzato quel popolo a massacrare gli altri? Francesco, vuoi dire qualcosa? Come esperto di patristica? Come? Allegoria, metafora o adattamento di Yahweh alla mentalità del tempo, cioè Dio si adatta alla storia. Sono stato molto sintetico, ma è ciò che penso. C'era anche una questione della pia frode, cioè nel senso che utilizzavano dei meccanismi dogmatici, per così dire, per dire noi facciamo veicolare un certo tipo di dottrina così da da renderla più dolce, ecco, partendo dal concetto anche che, anche come c'è scritto nell'ultimo libro del professor Biglino, il Dio professato da Gesù quasi sicuramente al 99% non è il Dio dell'Antico Testamento. Perché già leggere l'Antico Testamento e leggere quello che diceva Gesù del Padre era, cioè, c'è un'incompatibilità pazzesca. È arrivato un altro. Esistono però dei frammenti del primo secolo, non esistono i Vangeli. Allora, chiedo scusa, ma sì, no, torniamo all'Antico Testamento, infatti, per questo. Anche perché mi ha detto che abbiamo 45 minuti e io devo farvi ancora la non gloria e il non spirito, e c'è un'altra domanda. E se non fossero stati alieni ma appartenenti a una cultura precedente più evoluta ed estinta, vedi le teorie su Atlantide e Lemuria. Allora, no, è bello che io stasera non ho mai nominato gli alieni, perché prima l'amico ha detto, ma allora vogliamo dire chi sono sti Elohim? Non lo so, e quindi. Dunque, allora, visto che mi vengo stimolato su Atlantide, dico una curiosità che veramente mi ha sempre colpito. Ovviamente bisogna essere aperti, e rispondo agli amici di Salerno, bisogna essere aperti a tutte le possibilità, quindi compresa quella degli alieni, compresa questa qui delle civiltà precedenti, perché io non ho prove né per l'una né per l'altra, quindi per carità, io vivo nel dubbio e quindi vivendo felicemente nel dubbio sono aperto a tutte le possibilità. Ma su Atlantide c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Si dice che appunto Atlantide è questa civiltà prediluviana di cui parla Platone. Ed è vero, ne parla Platone nel Timeo e nel Crizia. Ma c'è una cosa che non sento mai nominare del Timeo e del Crizia relativa ad Atlantide. Dove i sacerdoti di Sais, che raccontano a Solone, che a sua volta racconta a Platone la storia di Atlantide, dicono
che quella civiltà lì, la civiltà atlantidea, era una civiltà tutto sommato violenta e che ha cercato di conquistare militarmente tutta la parte orientale del Mediterraneo, ma è stata sconfitta militarmente dagli ateniesi, che erano superiori. Allora, se diamo credito a Platone, dobbiamo dire che Atene era superiore ad Atlantide, perché Platone scrive quello. Poi Aristotele, che era il più grande discepolo di Platone, dice: chi ha sognato Atlantide poi l'ha fatta anche scomparire, nel senso che Aristotele non ci credeva. Ma facciamo finta che sia vero, non ha importanza, no? Bene, allora teniamo conto di questo fatto, che Platone dice che Atene era superiore ad Atlantide. E attenzione, questa sconfitta militare, dice Platone, è avvenuta a un certo punto, quindi gli ateniesi hanno fermato militarmente gli atlantidei, e dopo questo evento Atlantide è stata spazzata via dal grande evento catastrofico che l'ha annullata. Ma allora io dico, teniamo conto di tutto, allora dobbiamo dire, ci preoccupiamo della civiltà di Atlantide, ma ci dimentichiamo che i sacerdoti di Sais hanno detto a Solone, che ha detto a Platone, che Atene era superiore ad Atlantide. E allora semmai dovremmo rifarci ad Atene. Questa è la cosa che la curiosità che mi viene in mente, perché appunto è una cosa che non sento mai nominare, ma è scritta, quindi se è vera una cosa, devo pensare, se è vero ciò che ha scritto Platone su Atlantide, devo pensare che è anche vero ciò che ha scritto su Atene, altrimenti non posso eliminarlo. Lì. E qui abbiamo parlato del diluvio, del fatto che probabilmente si uniscono due racconti totalmente diversi. Come mai c'è questa unione, secondo voi? Ma perché nelle sintesi che facevano, che secondo me facevano necessariamente, o facevano volontariamente, o le volte potevano anche farle perché non capivano bene. Se noi leggiamo la Standard Bible Encyclopedia, ci parlano di tutti gli errori fatti nella Bibbia dagli scribi, e tra i vari errori dice questa enciclopedia standard della Bibbia, che è un'opera monumentale, che spesso commettevano un sacco di errori eccetera, perché non sapevano di che cosa parlavano. E quindi non sarebbe come se io ricevessi qualcosa da scrivere in mongolo e sì che so io, no? Mi spiego. Quindi non lo so. Certo è che per quanto riguarda il discorso del diluvio, allora la Bibbia ci dice che il diluvio arriva quando questi qui aprono le saracinesche di una roba che si chiama rachia. E rachia indica una superficie solida lavorata. Io nel libro Non c'è creazione nella Bibbia ho dedicato le ultime 80 pagine appunto al titolo, dove dico che la Bibbia non parla, così come non parla di Dio, non parla di creazione. Io non so come sia nato l'universo, ma dico che la Bibbia non se ne occupa, perché dal primo versetto della Genesi la Bibbia ci racconta che cosa hanno fatto questi qui quando si sono trovati un posto in cui installarsi. E questi qui, secondo me, hanno costruito una diga. Cioè si sono fatti una riserva d'acqua, poi hanno bonificato il territorio sottostante, hanno cominciato a coltivarlo perché dovevano mangiare come noi, che sono come noi, quindi. Che arrivino da Atlantide o da altri modi non cambia niente, erano come noi. E ad un certo punto, dopo il capitolo 6 della Genesi, in cui si dice che i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano belle, si unirono sessualmente con loro e fecero dei figli, anzi ne presero per compagne quante ne vollero e fecero con loro dei figli, insomma sono successe delle cose che non piacevano, per cui decidono, a un certo punto l'Elohim decide di eliminarli. Decide di eliminarli, e nel racconto del diluvio si dice appunto che il diluvio inizia con acqua che arriva di sotto, non con la pioggia arriva dopo, prima arriva l'acqua di sotto, e l'acqua arriva di sotto quando loro aprono le saracinesche di questa rachia. Rachia che appunto viene nelle Bibbie che abbiamo in casa tradotta con firmamento,
che dividerebbe acque che stanno di sopra, ma che non sappiamo quali sono ovviamente, da acque che stanno di sotto. Invece se noi pensiamo all'arachia, e tutto il racconto fa pensare a questo, come appunto ad una diga che divide acque che stanno di sopra da acque che stanno di sotto, tutto diventa più chiaro. Peraltro nei racconti sumero-accadici si dice che il diluvio arriva, quel diluvio lì, quando gli Anunna o Anunnaki, che sono il corrispettivo sumero-accadico di questi qui, hanno aperto gli argini. Cioè è di nuovo lo stesso racconto, aprono gli argini e l'acqua inonda tutto un territorio uccidendo tutti quelli che ci sono. Tant'è che Noè mette nell'arca, e in ebraico arca significa cassa, le coppie degli animali. Nei racconti sumero-accadici, da cui questo racconto deriva, e dove Noè si chiama Utanapishtim oppure Ziusutra, seconda che sia sumero o accadico, si dice che questo Utanapishtim o Ziusutra ha messo in salvo il seme degli animali. La Bibbia dice che ha messo in salvo le coppie. Di là ci dicono che ha messo in salvo il seme. Il seme a coppie che cos'è? Di nuovo il DNA, senza bisogno di inventare nulla. Cioè è la cosa più immediata che ci appare sotto gli occhi facendo le letture da ignoranti. Per questo che mi piacciono tanto le letture da ignoranti. C'è un'ultima domanda, forse. C'è una domanda, sì. Un'altra domanda ricollegata alla prima: perché interpretare letteralmente Elohim non si potrebbe intendere come metafora? Se uno legge l'Olimpo ha deciso bla bla, mica deduce che i greci fossero monoteisti. Esatto, neppure gli autori biblici erano monoteisti. Cioè io interpreto letteralmente Elohim nel senso che non lo traduco, ma nel momento in cui leggo la Bibbia mi rendo conto che la Bibbia mi racconta di tanti di questi Elohim. Quindi è vero che i greci non erano monoteisti, così come gli autori biblici non erano monoteisti, e dicevo prima che appunto l'Iliade e l'Odissea, ad esempio, adesso vi faccio un paio di esempi, quanto ci siamo? Ok. Ci raccontino degli stessi personaggi. Quindi in realtà appunto io, come ho spiegato all'inizio della conferenza, quando tocca a me parlare io faccio la lettura da ignorante, cioè quella letterale. Poi parlano altri che fanno le letture metaforiche e ognuno sceglie quella che gli piace di più. Intanto io non devo creare niente, nessun gruppo, niente. Quindi io racconto le mie cose, ognuno ne fa quello che vuole. Quando si parla del corrispettivo greco di questi qui, anche questi hanno i nomi eccetera, ci si racconta di cose che sono straordinariamente corrispondenti ai racconti biblici, ma è una roba stupenda. Io dovrei parlare della non gloria e del non spirito, come cavolo faccio? Non lo so. Vabbè, diciamo, allora sintetizziamo. La Bibbia ci dice che questi qui usavano una roba che si chiama Kavod oppure Ruach, e Ezechiele, cioè mi viene mal di stomaco a fare questa sintesi, ma Ezechiele ci dice nel capitolo 1 che il Ruach degli Elohim è come il Kavod di Yahweh. Il Kavod di Yahweh è descritto nel libro dell'Esodo come una roba che passa, cioè va da un punto all'altro. Se ti trovi davanti o la guardi davanti muori, se invece la guardi di dietro dopo che è passata non muori, e se stai vicino quando passa muori, e Dio non può farci nulla. Del Ruach Ezechiele ci dice che un giorno lo vede arrivare da nord, produce un forte vento di tempesta, poi ci dice che a un certo punto lui ci sale sopra, viene portato sopra un tempio. Quando si trova sopra quel tempio si staccano di sotto quattro cose che Ezechiele dice, allora lì ho capito che quelle robe lì sono i cherubini. Questa roba va nella parte più, diciamo, più interna del tempio, fa delle cose, poi si porta sulla verticale dei cherubini, questi si rialzano, si riattaccano e viaggiano via assieme. Quindi la Bibbia ci racconta di queste cose, e adesso poi però un minuto io lo concedo poi a Francesco, perché ci racconta del discorso del rumore dei cherubini e della brezza del Ruach, così come viene fuori dagli studi del professor Luigi Moraldi, perché mi viene in mente questa roba qui che è troppo bella, vero? Ecco.
allora un attimo solo che finisco e poi la sentiamo. Allora, questa roba qui, a un certo punto Ezechiele dice che aveva il kavod di Yahweh dietro la schiena, e dice che il kavod di Yahweh faceva rumore mentre si alzava. Pensate che kavod viene tradotto con gloria, gloria di Dio. Allora, la gloria di Dio, se ce l'hai dietro la schiena non la vedi, ma se si alza da terra fa rumore la senti. Questo dice la Bibbia, che è chiarissima in queste cose qui, chiarissima, spaventosamente chiara. Nell'Iliade dell'Odissea si dice che quelli lì, quelli che sono chiamati, lo scriviamo così almeno, avevano dei carri volanti, e questi carri volanti, non so chi ha studiato l'Iliade dell'Odissea, per esempio nelle traduzioni di Rosa Calzecchi Onesti, che sono quelle pubblicate dai Naudi, si dice, la traduzione è, siccome sono necessariamente poemi epici, solo poesie eccetera, si dice che erano trainati da cavalli altonitrenti. Bellissima traduzione, poetica, stupenda, ma non c'entra niente con il testo greco, perché il testo greco dice che questi carri erano ipsiekes, che vuol dire in alto rumori, alto che alto nitrenti. I carri di questi qui facevano rumore in alto, esattamente come il kavod di Yahweh, esattamente come il ruach degli Elohim, è la stessa storia. Nell'Iliade si dice che Efesto, quello di questi qui che si occupava della lavorazione dei metalli, era zoppo e si faceva accompagnare da due ancelle perché aveva difficoltà a camminare. Dice l'autore Omerico, queste due ancelle avevano dentro il pensiero e la parola. È ovvio, no? Cioè mica lo dicono di tutte le altre ancelle dell'Iliade e dell'Odissea, di quelle due lì sì. Dicono, avevano la pelle come l'oro, l'apostrofo oro, cioè la pelle metallica, e finisce la descrizione in un modo stupendo, erano in tutto simili a fanciulle vive. Fantastico. Che cavolo erano? Cioè le altre erano tutte fanciulle vive, quelle due lì non erano fanciulle vive, però avevano dentro il pensiero e la parola, e avevano la pelle lucente come il metallo. Me lo dice solo di quelle due lì. Sentiamo un attimo Francesco. Non dico tutto perché ci sono tra la parte dei cherubini. Sì, ok. Allora, è il frammento B del frammento di Qumran che trova l'olocausto del sabato, quindi chi vuole controllare il 4QSL40. Quando parla dei cherubini, quando si parla dei cherubini, c'è scritto: davanti a lui si prostrano i cherubini e benedicono, mentre si innalza il suono della presenza divina, ebbe un tumulto di acclamazioni mentre le loro ali fanno innalzare il suono della presenza divina. E c'è scritto alla fine, sempre riferimento ai cherubini: quando si innalzano, essi si innalzano meravigliosamente, e quando si posano e si arrestano, tace il suono delle esclamazioni di gioia. Cioè, quando si fermano, finisce il rumore. Poi dice: e così pure la presenza della benedizione divina in tutti gli accampamenti di Dio, mentre una voce di lode di mezzo a tutte le truppe, e poi finisce così il frammento. La presenza divina è il vento prodotto dal Ruach quando passa. E quando parli invece di acclamazioni, spiega Moraldi che gli esegeti moderni hanno tentato di dare una spiegazione ai suoni che facevano i cherubini, perché dato che secondo loro erano esseri antropomorfi, allora, dato che esprimevano dei suoni, invece di dire suoni, hanno detto che erano esclamazioni di gioia. Però invece cioè, era come voi. E Ezechiele dice, quando vi ho spiegato prima che quel carro là sopra e i cherubini si staccano, dice che quelli che erano fuori dal tempio non potevano vedere i cherubini, ma sentivano il rumore che facevano. Perché erano dentro e avevano molto acceso. Cioè, l'arca dell'alleanza, che poteva avere? Perché da lì dipendeva tutta la potenza del popolo ebraico, dicevano loro. Okay. E la custodivano guardata da guardie, da robe, dei tempi, e non potevano avvicinare nessuno. Quindi cosa c'era? Non c'erano le tavole della vendita. No,
L'arca dell'alleanza era un oggetto pericolosissimo. Completo la lettura di prima. I cherubini, è noto agli ebrei, perché i cherubini c'erano di due tipi. Uno era questo tipo qui, perché la radice kerv in ebraico vuol dire coprire. Quindi questo tipo qui viene chiamato cherubino perché dice la Bibbia che le ali quando si chiudevano coprivano, e invece le aprivano quando dovevano volare. Invece c'erano degli altri cherubini che coprivano, nel senso che stavano sopra il keporet, cioè il coperchio dell'arca dell'alleanza. I cherubini, non per gli ebrei, attraverso il tambur, che erano gli oggetti meccanici, sta parlando di questi, una specie di robot che servivano a proteggere l'arca, ovvero la cassaforte che conteneva cose preziosissime e nel frattempo pericolosissime. Questo era un congegno di esegesi ebraica, questo era un congegno di protezione ad alta tecnologia, sicuramente più efficiente dei sistemi oggi usati dalle banche moderne. Esegeta Abraham. Allora, l'arca dell'alleanza arriva, No, per quanto riguarda il cherubino, nel senso che c'è un passaggio in cui proprio Yahweh sale sui cherubini. Sì, la Bibbia dice che sui cherubini Yahweh stava seduto come si sta seduti a cavallo. Cioè erano degli oggetti volanti con un posto su cui si viaggiava così. Scusa, ma... No, finisco solo l'arca dell'alleanza. Sono con una curiosità bellissima. Due arche, non è femminile. Sì, è sindicamento. Femminile? Sì. Con le mani qua. Sì. Ok, prego. Arca dell'alleanza. Allora, strumento pericolosissimo. Perché poteva essere usato soltanto dal personale addestrato, che era vestito in un certo modo. Quando veniva portato in guerra, in uno dei racconti si dice che, quindi quando era carica, diciamo così, in uno dei racconti si dice che appunto questi la portavano, e l'esercito di Israele doveva camminare a 2000 cubiti, cioè a un chilometro di distanza dall'arca dell'alleanza. C'è un racconto di quando l'arca viene trasportata su un carro, gli animali fanno uno scarto, il carro si piega, l'arca rischia di cadere, Uzza, uno che era lì vicino, la afferra con le mani, fulminato all'istante, perché ovviamente non avrebbe potuto toccarla perché era carica. Quindi era effettivamente uno strumento potente e pericoloso. Purtroppo la Bibbia è molto scarna in relazione all'arca dell'alleanza, cioè non ci dice, non ci spiega esattamente come venisse usata in guerra. Uno, ma non vi ho detto una cosa, tra i miliardi di cose che non vi ho detto, tra i libri che sono stati fatti sparire ce n'è uno che si intitolava Il libro delle guerre di Yahweh, che forse era troppo esplicito, nel senso che spiegava come Yahweh combatteva, quindi forse non poteva essere corretto o emendato. L'hanno fatto prima a farlo, ma è citato nel libro dei numeri, cioè sappiamo che esisteva perché è citato nelle Bibbie che abbiamo in casa, non è che è un'ipotesi, cioè gli autori biblici lo conoscevano e lo citavano. Magari lì, chissà se poi un giorno salterà fuori da qualche biblioteca o romana o gerosolimitana e si potrà avere nelle mani il libro delle guerre di Yahweh, magari lì sarà spiegato meglio come veniva usata l'arca dell'alleanza in guerra. Prego. Non sono professore. Io posso chiamare maestro. Sto male. Male. No, non ci riesco. Vabbè, ok. A un certo punto sparisce l'arca dell'alleanza e sparisce il signore lì. Sì, a un certo punto non se ne sa più nulla. E spariscono entrambe. Non, adesso memoria purtroppo. Inganna, c'è un autore e un giornalista del tempo che dice che vengono allontanati. Giuseppe Flavio. Flavio, ecco. Nelle guerre giudaiche, libro sesto, versetti dal 290 al 300. Prego. C'è un punto che sparisce, si allontana, ecco, è andata. Questo non lo so. Giuseppe Flavio li racconta. Giuseppe Flavio è uno storico giudeo romano. Lui scrive nel primo secolo d.C., racconta appunto, cioè, dei libri, uno è l'antichità giudaica e l'altro sono le guerre giudaiche,
e ci racconta di quando i romani arrivano a prendersi Gerusalemme in via definitiva, insomma, perché sono stufi delle rivolte messianiche, eccetera. E in questo sesto libro delle guerre giudaiche lui dice che nel mese di Artemisio, che è il mese dopo la Pasqua ebraica, i sacerdoti che erano nel Tempio, che sarebbe la casa di questi signori qui, udirono una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. E poi dice: e fu vista una visione che, se non avesse avuto tanti testimoni, non sarebbe creduta. Carri celesti circondare la città tra le nubi e poi se ne vanno. Tra l'altro c'è un'altra cosa curiosa, che nelle saghe norrene, quindi nei racconti degli asi, i corrispettivi di questi, diciamo, dell'estremo nord dell'Europa, che tra l'altro hanno nella loro suddivisione la stessa tripartizione che c'è nella Bibbia. Nella Bibbia, cioè, tra Elohim, Malachim e Nefilim, li hanno anche là, ovviamente con i nomi norreni, non con i nomi biblici. Ma lì c'è una cosa interessante, che si dice che quelli lì sono arrivati dopo a comandare lì, perché prima comandavano in Oriente. E quindi, se mettiamo, tanto facciamo finta, quindi chi se ne importa, se mettiamo assieme Giuseppe Flavio, che dice che lì c'era qualcuno che se n'è andato, questi qui che dicono da noi sono arrivati dopo perché prima governavano in Oriente, saranno loro? No, però pensarlo non costa nulla. O anche in America arrivarono dopo, sì. Non lo so. Tanto facciamo finta, quindi, prego. Mauro, torniamo a questo. Andando per logica, se voi cominciano prima, c'è una storia da qualche parte nel Medioevo, è tipo, voi avete un'idea di dove potrebbero essere morti? No. Bisogna chiedere agli esperti di alieni, di abbiamo quelli ufologi. Come? Ah, beh, lui sì, è professore, ok. Quindi al professore Collado Malanga, sì. E non lo so, io non comincio altri argomenti perché mi pare che il tempo sia finito. Pensa a quale sono le comore. C'erano delle tavolette che parlavano in qualche modo della situazione di quelle 5 città, che erano molto spiegative. Ok, ho ancora tempo, chiedo ai capi, agli Elohim capi. Dove sono gli Elohim capi? Siamo uno in qua. Ah no, è qui, uno è qui. L'altro male. E l'altro è il... No, l'Elohim capo che aveva l'orologio, sì. È andato in giro con un cherubino. È andato a farsi un giro con un cherubino. C'è un po' di tempo comunque. Allora, Abramo, facciamo finta che sia esistito, un giorno è seduto alla sua tenda, vede arrivare tre Anashim, che è il plurale di Ish, che vuol dire individui maschi. Arrivano a piedi. Abramo li vede sporchi, impolverati, affamati, assetati, eccetera, eccetera, eccetera. Li fa fermare, li ristora, gli dà l'acqua per lavarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, fa niente, tanto vi fidate, no? Perché volevo leggervi le traduzioni della Genesi. Comunque, siamo nel libro della Genesi. A un certo punto uno dei tre, quindi sporco, affamato, assetato, eccetera, eccetera, è Yahweh. È lui si ferma a parlare con Abramo, gli altri due partono e vanno a Sodoma a svolgere la funzione di porta ordini, cioè devono avvertire il nipote di Abramo, Lot, che deve lasciare la città perché il giorno dopo, assieme ad altre quattro, viene azzerata. Per farla breve, Lot lascia la città con la sua famiglia, il giorno dopo arriva un fuoco dal cielo che azzera 5 città. Non sappiamo che cosa sia questo fuoco dal cielo, però la Bibbia di quel territorio lì parla altre volte. Parla, vi dico esattamente la citazione, così almeno se la trovo, perché... Comunque parla del secondo libro dei Re, dove dice che qui siamo al tempo di Eliseo, cioè quindi siamo circa 1000 anni dopo l'evento. Dice che in quel territorio il terreno è sterile e l'acqua è cattiva. Passati 1000 anni. Nel libro del profeta Sofonia o Zefania, siamo nel 620 avanti Cristo circa, quindi sono passati 1200 anni, si dice che lì il territorio è ancora sterile.
Nel libro della Sapienza, e siamo a più o meno all'epoca di Cristo, secolo precedente, quindi sono passati quasi 2000 anni, si dice che in quel territorio gli alberi da frutto portano frutti che non giungono a maturazione. Quindi che cosa cavolo hanno fatto in quel territorio lì che per 2000 anni... Un archeologo mi ha detto che 30 anni fa è stata tentata una piantumazione, coltivazione di agrumi che non è riuscita. Quindi se fosse vero, ancora oggi quel terreno lì è talmente devastato, non so cosa ci hanno fatto. Prima l'amico Francesco si citava delle tavolette. Queste qui sono tavolette prese dalle pubblicazioni di Oxford, dove si narra dello stesso evento, e il testo a Siro, che si chiama Epopea di Erra o Nergal, dice questo: Nergal desiderò emulare Ninurta, sono nomi di questi qui. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città. Nella valle verdeggiante dove Nabu, altro nome, stava convertendo la gente, nel senso che le stava facendo passare da un'alleanza militare ad un'altra. Leggete il capitolo 14 del libro della Genesi, è interessante da questo punto di vista, perché narra delle guerre che combattevano per governare quel territorio. Nergal progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, Ninurta partì alla volta del monte Mashu. Nergal lo seguiva da presso. Recise con un lampo la cima del monte Mashu. In un solo istante fuse le viscere del monte. Liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. E poi magari Francesco può dirci qualcosa sui carri celesti, sempre di Moraldi. Con la brillantezza di sette soli, le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita stillante. La terra tremò, andò in frantumi, i cieli, dopo la brillantezza, si oscurarono. Di pietre bruciate era ricoperta la pianura dei carri. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. Cosa possiamo dire dei vari tipi di carri celesti? Ne descrive 24 tipi diversi nel libro ebraico di Enoch. Sì. Capitolo 24. Dovrei controllare. Sì. No, ricordiamo che sono comunque pubblicazioni comunque di accademici. Sì, cioè, ecco, nulla a che fare con gentaglia come me. Quella lì è gente seria, sì, è chiaro. Quindi non sono... Cioè, quella lì è gente seria, non come me. Ci sono tre volumi che descrivono i primani, che te li puoi leggere meglio con i segni. Sì, ma lì siamo proprio qua all'interno dei testi ebraici, no? 23 tipi di carri. Cioè, esplicito. Il fatto che ce l'hai pure per la moglie di loro, che è la Bibbia. Che diventa la statua di sale, sì. In realtà il termine ebraico, la statua di sale, e la radice del verbo ebraico, indica anche il dissolversi come sale nell'acqua. Quindi se diventano vapore, uno si... Esattamente come Hiroshima e Nagasaki. Quindi si potrebbe pensare che 2000 anni fa già gli Elohim avevano la tecnologia delle... Io faccio finta che sia così perché i testi antichi ci raccontano questo. La cosa curiosa, adesso al di là di queste tavolette, no? È che la Bibbia, a distanza di 1000 anni, 1200 anni, 2000 anni, ci parla di quel territorio come di un territorio devastato in modo definitivo. È impressionante. Ma a distanza di 2000 anni, la sorpresa e la curiosità è proprio questa: che potenza aveva questa energia atomica? Perché non è paragonabile a quella, diciamo, che conosciamo noi di Hiroshima e Nagasaki, è di molto più potente. Qui è la cosa. Vista la durata della devastazione, sì. Tant'è che poi dopo si sono fatti furbi o hanno ricevuto un ordine, quella roba lì non le usate più, e facevano combattere i loro sottomessi, che era molto meno rischioso per loro, ovviamente. Episodio di Elia. Prego. Elia portato via da un carro di fuoco. Ah, Elia, sì. Sì.
La vicenda di Elia gli ho dedicato un capitolo intero nel libro alieno, nel Dio alieno della Bibbia. Si dice che appunto si parla dell'abduction di Elia, no? Come se fosse stato rapito. In realtà Elia non è stato rapito. Elia è andato lì volontariamente, sapeva di andare lì per salire sul carro degli Elohim e andarsene con loro. Tant'è che nella Bibbia è descritto tutto il viaggio che lui fa a piedi, che è un viaggio che dura alcuni giorni, e man mano che attraversava i centri abitati dove c'erano, diciamo così, i suoi discepoli gli dicevano: ma noi sappiamo che tu stai andando là e che poi gli Elohim ti porta, possiamo venire con te? Cioè lo sapevano tutti che lui stava andando lì a farsi portare via dal... Infatti lui va lì, viene preso da un ruach degli Elohim che lo portano via, e la cosa bella è che i suoi discepoli dicono: vabbè, adesso l'ha portato via, l'avrà pure depositato da qualche parte, e nei giorni successivi lo vanno a cercare nelle valli circostanti ma non lo trovano. Tant'è che nel Nuovo Testamento si dice che prima dell'avvento deve tornare Elia. E qualcuno dice: ma se dicono che deve tornare Elia, vuol dire che credevano nella rinascita. No, perché Elia non è mai morto. Cioè, ufficialmente Elia non è mai morto, è stato portato via, e loro dicono: prima che si avveri il tempo messianico, Elia deve tornare. Ma tornare non nel senso che rinasce, tornare da dove è andato a finire assieme a quelli lì. Come Enoch, uguale, tra l'altro Enoch. Vabbè. No, è che mentre parlo mi vengono in mente miliardi di cose che devo cancellare perché non c'è tempo. Enoch, la cosa bella è questa, no? Che di Enoch si dice che lui andava avanti e indietro con gli Elohim, era uno dei patriarchi, e poi a un certo punto viene preso dagli Elohim, se ne va via e non torna più, e non fu più visto. Arrivo, eh? Suo padre si chiama Yared. E in ebraico, lo sappiamo, molto spesso gli eventi importanti venivano fissati nei nomi. Yared deriva dal verbo ebraico Yarad, che vuol dire discendere. Quindi se hanno fissato nel nome di Yared quel significato, potrebbe voler dire che al tempo di quello lì c'è stata una discesa molto importante, tant'è che è stata fissata in un nome. Combinazione: dopo questa discesa importante abbiamo Enoch che va avanti e indietro e poi se ne va con loro, quindi magari una ripartenza altrettanto importante. È una curiosità bellissima. La vista di Ano sulla terra, se ci ricolleghiamo. Esatto, la vista, magari la visita del grande capo che è venuto forse una volta o due sulla terra. L'età, c'è qualcosa nel testo ebraico originale riguardando l'età? L'estensione enorme dell'età dei primi? No. Allora, dei patriarchi, sì, no, pensavo degli Elohim. Non degli Elohim, dei patriarchi. Dei patriarchi, sì. Vissero 969. Sì, vivevano 900 anni, 800 anni, eccetera. Poi? O c'è qualche dubbio sulla traduzione del numero degli anni? No, secondo me no. Allora, siccome non si vuole accettare che vivessero 900 anni, si dice no, bisogna dividere per 10, eccetera. Allora, se dobbiamo, che vuol dire 900 significa 90, ma se dobbiamo dividere per 10, allora però lo applichiamo tutti, vuol dire che Mosè ha vissuto 12 anni. Altrimenti non è che facciamo quando ci viene comodo, dividiamo per 10, quando non ci viene comodo no. Facciamo finta che sia vero sempre. E c'è una spiegazione. Quando i figli degli Elohim si accoppiano con le figlie degli Adam, avviene questo imbastardimento, che a seguito del quale poi c'è il discorso del diluvio, eccetera, perché sta roba non piaceva. Nel capitolo 6 della Genesi si dice che ad un certo punto l'Elohim dice: io non contenderò più con l'Adam, in fondo lui è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. In fondo lui è solo carne, è scritto Beshegem, che, diciamo così, i masoreti hanno vocalizzato, metto le vocali in italiano così ci capiamo,
Beshagam, dividendo la parola così. In che solo vasar, in che solo carne. Cioè, allora io non contenderò più con Adam, in fondo lui è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. Un docente dell'Università Americana di Beirut, uno studioso di, tra l'altro fondatore, presidente e direttore del Centro per i rapporti interreligiosi, quindi uno che si occupa di questi temi, dice no, qui gli ebrei, i masoreti hanno vocalizzato così e diviso così, ma è sbagliato, bisogna dividere così, Be Shagam, e dice che Shagam è una radice verbale che significa versare i liquidi organici. Quindi lui dice che in quel momento gli Elohim dicono: noi smetteremo di arricchire la Dam con versare il nostro liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè, lui dice, in quel momento hanno preso la decisione di cessare l'apporto del loro patrimonio genetico, e quindi la vita, tant'è che se leggiamo la Bibbia subito dopo, vediamo che la vita passa dai quelli che erano 900 a 600, 500, 400, 300, 200, fino ai 175 di Abramo, ai 120 di Mosè, eccetera. Quindi effettivamente, se facciamo finta che sia vera questa divisione diversa della parola, qui abbiamo una decisione dove loro dicono: adesso noi il nostro patrimonio genetico, quello lì, non lo diamo più, e la vita crolla nella sua durata. In caso la vita è molto libera, in caso biologico. Sì, dice che vivevano Leolam, che viene tradotto in eterno, ma non c'è nell'antico ebraico, nell'Antico Testamento, non c'è il concetto di eternità. Olam significa lunga durata nel tempo, sia nel passato che nel futuro. Quindi vivevano moltissimo, ma non all'infinito, moltissimo. Sì, prego. Ti posso dare per tu? Sì. Pensi che ci sia un collegamento abbastanza stretto, ma quelle che erano le conoscenze delle eroine e il potere proprio di questa energia che valutava e le ricerche affiniche, delle affiniche. L'alchimia collegata a queste... L'alchimia intesa appunto come scienza che si occupa della materia, sì, 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 non intesa come scienza spirituale, ma come scienza che si occupa di una... materiale. Esattamente, della trasmutazione, come quella che avviene negli esperimenti che stanno facendo con gli allevi, che hanno fatto con... per vedere come la materia si può trasmutare allevando delle galline senza fornire loro un certo tipo di minerale, ma fornendone altro e vedendo come dentro questo minerale venga trasmutato. Quindi proprio la trasformazione della materia, come sì, essendo formata in modo unico da... Per chi è interessato a queste cose qui, consiglio di leggere i libri di Marco Pizzuti, Scoperte scientifiche non autorizzate. Stupendo, anche perché documentatissimo. Potrebbe esserci tra questo ragionamento e la regola di Gesù, no? Tra? Il ragionamento che fa lei la figura di Gesù. È un'altra cosa. Gesù è un'altra cosa. Gesù dice: il Padre mio nessuno l'ha mai visto. Siccome questo qui l'ha visto un sacco di gente, evidentemente Gesù si rifaceva ad un altro padre che doveva essere molto diverso da questo qui, pure come atteggiamento, no? Cioè, siamo passati dalla regola della guerra, diciamo, alla regola dell'amore, ma chissà quanti se ne sono cambiati di questi qui, eh? Cioè, nel senso che anche quando si è passati dal 622 avanti Cristo a... sparatemi quando devo fermarmi, si è passato ad eliminare i sacrifici umani, e di lì si dice appunto che lui non li voleva, di lì in avanti poi, siamo sicuri che fosse lui o che non fosse arrivato un altro? Chissà, prego. Grazie a tutti.